me se llama Yo Soy Metal. Muevo cerrando y voy armando el teatro universal. El bolsillo. Ya me estoy cuidando más para dormir. Todos mis sendos van viendo más. Esto hay que tomar gran papuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. De ya que te diga cosas en el oído. Para que te acuerdas si no estás conmigo. Despacito. Eccoci qua. Maurizio, dove sei? Pronto? Buongiorno. Sono Pedro del Marchette del Barone. Ascolta, sì. Facciamo una cosa, facciamo direttamente stasera, perché ora non mi regolo sinceramente, così mi guardo quello che c'è in magazzino. Va bene, magari... va benissimo. Ascolti, le scrivo un messaggio col numero del direttore, ce l'ha il numero del direttore? No, del direttore no, però ho il numero di Costanzo perché l'ho incontrato poco fa. Le mando fare, anche il numero del direttore in caso che questa sera non ci sia né io né Costanzo, al massimo ci sono loro. Ah, vabbè, in caso comunque scrivo, mando un tweet per vedere se ci sta qualcuno e via. Ah, okay. Va bene, va benissimo. Ok, bene. A stasera, ciao, salve. Caro. Ciao. Sta gli uccelli nel telefono. Vabbè, glielo scrivo lo stesso, il numero del direttore, così. Il numero del pigiano. Si chiama lui Pedro.
Non me lo fa modificare. Cristo santo. Contatti. Cliccate un posto, Tito. Voglio andare a vedere cosa c'è nella cassa. Wow. Drink, food, cazzo. Al prossimo ordine serve anche un po' di food. Ok. Devo andare a vendere. Andiamo a vendere un po', a pulire un po' di soldi, un po' di soldi sporchi. Ma la mia macchina? Porco demonio. Andiamo a scorcare un passaggio. Fratello coltello. A camazzo. Salve. Scusi se la disturbo. Non è che le posso rubare un passaggio al garage qui di fianco? Questo qui vicino, laggiù in fondo, perché ho la Venga, 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 venga. macchina che ha messo le gambe, non so come mai. Chiuso gli occhi un attimino e se n'è andata. Ho capito, ho capito. Bella giacca comunque, Grazie, gentilissimo. Ci stiamo tutte e eh. Casal. due, eh? Perché io ho un po' di Sì, sì. panza, eh. Ecco qua. Non si preoccupi. Si tenga. Io qua ho aperto un po' il finestrino, Sì, ho visto, ho notato. eh. Entrano spifferi, scusi. C'è problema, guarda, stiamo più freschi. C'ho anche il cappottino. Sì, che tanto ci abbiamo il cappottino, c'ho pure la Sì. sciarpina. Allora, le metto il navigatore, guarda. Che La so la strada, non si preoccupi. macchina è questa? È la Serena. Costa Per fare un molto? viaggio sereno. Costa molto? Questa qui è Bitcoin. Ah, capisco. Va bene, la ringrazio, è stato gentilissimo. Ma si figuri, si figuri. Buon rendere, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.
Ma com'è possibile che il mio veicolo sia fuori? Che stress sto server. Se non doveva aver lasciato 3 ore prima. Ah, è da nessuna parte, è fuori dal Galaxy. Tuo veicolo già fuori. Ci sta incazzando. Fermati, dammi sto cazzo di camion. Non l'ho preso? Non l'ho preso. Dai, una macchina. Ah! Un altro camion, ma una macchina? Fermati, fermati. Me lo presti? Damn degenerate! Dipshit! You picked the wrong guy! Oh, Ok, damn! bravissimo. Vediamo, io prima sono andato per le pepite e qua non c'è, poi sono andato in miniera. Dovevo fare il manettaro. Bastardo, che. Andando a cercare la mia macchina, puttana rana. Sono andato a fare le pepite, poi sono tornato a Galaxy. Boh, la macchina sarà rimasta qua in giro a sto punto. Adesso andiamo fino in miniera. Dovrei anche andare a pulire sti soldi. Che ci hanno sistemato qualcosa per caso, eh. Ma va, figurati. Sciorbolina. Grazie al follow, Checco. Grazie anche a te, Mazzo. Si è scomparsa come sempre, ma non è al garage. Mi dice che è già fuori. Va bene, ricambio. Appena chiudo la stream mi ricorderò di followarti.
So dove può essere. Può essere che sia rimasto in miniera. Allora, per le strade che hai fatto, solo questa. Sono andato in miniera, sono tornato a Galaxy. Sono andato. No, non ci sono mica andato a far benzina, no? Mamma mia! Ha rischiato di versare la monnezza per tutta la strada. Un'altra vita, mi dovevo chiamare Schutzmacher. No, non c'è neanche qua. Mi hanno cavato l'auto. Porco demonio. Cazzo sono andato io. Nessuna parte. Levati dalle balls. Sono andato dal camion. Sono andato a piedi. Preso il camion, si vede il camion. Sì, ho fatto solo sto giro qui. Non mi ricordo di aver fatto altri giri. Tanarana. Cazzo fai? Oh, una volta uno per venirmi addosso, ma mi tira il culo. Ma? Palle, che palle, che palle, ti lancio male. Buongiorno. Auguri. Grazie, caro. Ma stai facendo qualcosa di importante? Sì, Sei sto cercando una impegnato? macchina che sono andato prima in miniera, sono tornato a Galaxy e basta, e non c'è più. Oh, me l'ha inciullata da sotto le chiappe. Volevo andare a vendere, mi sono preso Era chiusa? dietro. Sì, mi sono preso Allora è al dietro. garage. No, sono andato al garage, mi dice che è già fuori. Guarda nell'altro garage. Ah, potrebbe dirmi che è già fuori anche se è Dov'eri andato al 3 ore centro. fa? 3 Ero qui. ore fa eri A lì? Galaxy, sì, no, ma non 3 ore fa, di meno. Io sono arrivato in città un'oretta fa più o meno. Guarda il garage nostro. Al garage nostro. Sì, quello di Mirror. Ma mi dice che è già fuori, può essere che mi Ah. dica che è già fuori anche se è al garage? Boh, non lo so, quando è successa questa cosa a me mi ha detto un dio che ritorno dove eri 3 ore fa. Quindi nel garage, io 3 ore fa ero nel garage. Boh, non Continuo a non so cosa capire. dirti. E Siamo io e niente. Gianluca, stiamo correndo sotto la pioggia, per questo l'ho chiamato. Aspetta che sto riguardando. Aspetta, adesso non mi dice niente. Ah, cazzo, butto giù quando faccio queste cose. Il tuo veicolo è già fuori. Niente, mi dice che il Sì. veicolo è già fuori. Vabbè, adesso vado. Devo andare a pulire anche sti soldi. Poi devo chiamare un dio per sistemare il camion. Adesso provo a Va bene. scrivere se viene qualcuno.
ti aggiorno tra 10 minuti. A Vai. dopo. Ciao, ciao. Grazie. Oddio. Ai, ai, ai. Pensavo fosse radio. Ci sarà ancora nessuno, boh. Si capisce nulla. Fammi vedere dove sono gli altri mezzi, va. Sto Chi là? Ok, venendo al garage di Grove, tanto gli angeli qua non rispondono, saranno ancora tutti off. bene, tanto ci trovi qua. Ti Va bene, arrivo. serve un passaggio? No, sto venendo con un camion dell'immondizia. Ah, E poi vado a vendere. Vado a lavare i approvvigionati. soldi. Sì. Va Ok, bene, arrivo. vai, ci Ciao ciao. trovo.
Miralo, miralo il cilindro, miralo, miralo, eccolo qua. Aia. Prendi la macchinona? No, mi sa di no. Anzi, Non sapete che vi dico? ho più l'altra macchina. Che Perché non hai più l'altra macchina? era il Galaxy. Ho chiuso gli occhi un attimo, li ho riaperti. Non c'è più né nel garage né al Galaxy. Ho rifatto tutta la strada che avevo fatto, non c'è. Non lo so. Ai ai ai. Non c'è. Parcheggio lava. Io bestemmio. Tequila. Raga, io non so che fare. Andiamo a fa a Io devo miniera. andare a lavare, a fare una lavatrice, se volete venire con me. Ma sa che non puoi, non ti conviene. Ho capito cosa faccio, li tengo tutti lì? Aspetta un attimo, cosa vedi sui tuoi lavori? Sulla tua carta d'identità, che vedi? Gestione della società Galaxy, lavoro Galaxy direttore, lavoro da noi, come affiliato. Ok, Io quindi spagnolo, ciao. magari ci danno il 20% per la lavatrice ancora. Non lo so Non lo come. so, devo provare. Adesso ne ho 60 dietro. Andiamo, va. Mi fate l'altro, uno spagnolo. Si spostati un È inutile pelino. per adesso, poi sistemiamo più tardi, quando sarà tutto sistemato. Che non vedo ancora i punti. Salgo con voi. Sì. Volete 20 a testa? Vi va? No, ma che? Sì, va bene per me. Ah, ma ok, sì, allora sì. Tu c'hai da pulire? Dovrei avere 170. Non mi ricordo più. Devo riguardarci. Non ti hanno fatto sapere ancora niente, vero? Ti hanno fatto sapere qualcosa già all'uno, eh? A me niente, c'è stata stamattina, ci hanno chiesto un paio di reputazioni, però non so. Credo che per stasera tutto a posto. Ascolta, io vado sulle 5, vado fuori che vado, non so se si può dire festeggiare, perché non si può far Ah, è nulla. Grazie, vero, tanti auguri comunque, grazie. non te l'ho scritti, ma mi sa che non l'hai letto, bastardone. No, può essere, l'hai scritto nell'occhio? No. Dove l'hai scritto? Ah, no, Sulla no, 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 chat. no, no, non l'ho letto. Grazie. E dopo sulle 10 tanto mi tocca tornare, quindi... Beh, per forza. Ma non ne pulisce Ma niente cosa adesso? mi ha fatto? Cazzo. Mi ha dato 7.000 mi ha 8.000. pulito. Oh Perché? cazzo. C'ho Perché 8.000 da è lo stesso 20.000. motivo. Vero? Beh, ci No, tocca andare vabbè, all'altro, ridato. raghi. No, 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 ma lascia stare. Cioè, mi ha dato. Ah, beh, non me li ha puliti. Ah, No, non li ha puliti tutti. ok. Tieni. No, Me no, ne ha no, puliti tieni pure, 10.000 e andiamo mi ha dato dall'altro. 7.000.
No, ti sto dando quelli puliti. Ah, ok. E anche spa. Tristezza. E che tristezza. A voglia qua fa due giri, qua ne fa 40. No, no, ma faccio solo questi. Partiamo. Ti consiglio di andare a depositare, Dici, va. eh? Ma sono pochi. Va bene, andiamo a depositare. Che devi fare? Ah, che palle. Sto anche aspettando che arrivino gli angeli. Non c'è nessuno in città. Mi Perché gli devono. angeli? Perché ho il camion trasparente. E Ah, mi hanno è scritto che vero, me me lo l'ho devono dimenticato. cambiare. Solo che. Aspettar loro. Ah, aspetta, scendo anch'io, Sì, vado a sì. pia una bottiglietta d'acqua. Ce l'ho io da bere, Gianlu. Gianlu, prendila Troppo anche a tardi. me. Cioè, te la do Gli aia io. cosa? Sedetemela anche a me. Sì. Te la do io. Ah, vai, a posto. Nulla. No, aspetta, aspetta, non ci voglio stare qua dietro. Ah, noi le polpette non le vendiamo? No, purtroppo. Dovremmo. Cazzo, sono buone. Mazzo, ti ho dato un Le faccio grimaldello, eh? Perché fare io da non. nonna Pina. Ah. Perché io non so Sì, me fare l'hai dato. usarle. Me l'hai dato. E Ah, non a so che fare. serve il Sono pazzo. grimaldello, regà? Boh, in teoria servirebbe per le macchine, a logica. Però non funziona. O funziona solo nelle macchine dei cittadini, Dei cioè, cittadini. no, dei cittadini non funziona, ci ho provato, Delle dei persone nostri, normali? sì, devo provare. Mi sa, Credo, per magari forza. sono Ieri c'era un quelli. Lamborghini davanti a Galaxy, ma dopo è arrivato il tipo subito. Eh beh, ma loro quelli che vedi davanti ai Galaxy si fermano al negozietto. Sì. Anche se dovremmo lavorare un po' al Galaxy, no? Sì, adesso organizziamo anche qualcosa per sabato. Stiamo Eh sì. aspettando che ci risponda Ti Wes chiedo, News. domani non è sabato? Sì, Penso, per aspetta, domani. domani. Sì. Sì. Dovremmo fare una serata a tema con una vincita in soldi. Quello vestito meglio, tipo, non so, tipo. Ci sta lavorando Maurizio. Adesso vediamo cosa salta È fuori. carina come idea. Poi lo trucchiamo e vinciamo sempre noi, che Eh dici? beh, è palese. Fammi il vestito più bello. Già. Il vincitore è il dipendente dei Galaxy. Voilà, What the che fuck, casualità. really? Surprise. Hi. Stava a 105 da un po'. Capito di chi? 105 Dimmi. soldi sporchi. Ma A me 1000, che ci faccio? li buttate a terra. tieni. Oh, ma perché mi sale Dai, al li posto di butto. guida? Regà, però non possiamo sta qua. Andiamo via. Sa via. Ah, non me li fa raccogliere, raga, avete lasciato tutto in terra. Ci sono 105, io ne vedo. 105 di qua. Come Ma non me li fa prendere. no? Beh, Eh no. spostati, li prendo io. Spostati. Prova. Sì, a me sì, eh. Ok, prenderli tutti tu allora. Andiamo via. Li hai Vai, presi l'ho presi tutti? tutti, via, via, via. Ok. Vai, lo stesso, non ti preoccupare, so che ti ripasso, Sì. Sembrano schifo così. Cioè. 1222. Li Che merda. lasciamo al co. Ah, no.
sappia. I soldi sporchi potremmo pure lasciare il covo se volete. Tanto per 1000 è Sì? Ne inutile andare a sei pulire, sicuro? secondo me. Ah, oddio. Ma tanto se andiamo su al Galaxy, c'ho il veicolo con gli altri dentro. Gli altri Ma Galaxy. no, 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 il Nel veicolo con gli altri garage. soldi sporchi dentro. Ah, ok. Stavo andando a miniera io stamattina. Io ci sono appena andato, se vuoi ti ci porto, ti Sì. prendi i picconi lì Bravo, davanti dal bravo, bravo. negozietto. Dicevo anche l'altra miniera, capito? Ah, va bene, possiamo andare col camion trasparente se Pure l'altro, io vado col mio volete. pure, Sì, così sì. famo più soldi. Che ne so, è Mamma un'entrata da mia, sei proprio 20.000 la almeno, frutta. entriamo, facciamo entrare qualcosa, lo so che non è il massimo, però che vuoi fa? Ah, tanto non c'è nient'altro da fare, quindi. Bravo. Poi conosci un po' di gente di là. Cosa faccio? Lascio giù la verga se andiamo in miniera, tanto. Ovvio, sì, non te la porta dietro, che fai? Fammi scendere qua, a posto. Salve signora, anche lei va alla vita di merda. Ci sono rovinati, ci hanno rotto tutto. Corre sotto la pioggia. Si allena, eh? Mica scherza. Girati. Via qua. Tiè. Te voglio bene. No, ma il garage. Ma così non c'è mai più posti. Tequila andò. Cioè, tequila. Cosa dove metti? Mazzo. Non ti posso più ascoltare, no. Fai un camion, mazzo. Aspetta, c'è un Perché così. ci vedrebbero tutti il trasporto. No, 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 da dentro no. Ah, Ah, fermo ecco, qua, non vi ottimo. preoccupate. Ottimo. Che culo che ho controllato. Lo devi aggiustare? No, no, ci pensiamo su. Galaxy, Galaxy! La strada a 5 così. Già. La festa là. Visto che ci siamo capiti al volo? Già. Quanto stanno? 2,20. No, 220. non ci 10.000. sono, non ci sono. 10.500. Chissà che non ne parlo perché c'è il cuore che Fuori che la rimbomba di fissa. Monte Carlo. Ma? Allora. Questo missile riuscire. Bravo, bravo, ti stai informando. Vediamo al garage di Mirrors, va bene? Senti? Sì, va bene. Ah, a posto, no, perché c'avevo paura che dai porte non si sentiva, va bene. No, senti, aia, guarda là.
Visto qua quanti cavalli romagnoli? Sì, quanta strada ci ha fatto con questo? Botta. Chissà quanta gente ci portavi dietro. Tutte puttanone. Nascoste lì. Eh sì, eh. Si sentiva solo. T'ha chiamato Non si. Mattia? No. Ah, ti... Ok. Vabbè. Ho capito Mattia. Sì, e la strada è tutta qua. Il cilindro va di là. Sta chiamando un cliente del Galaxy. Buonasera. Buonasera. Ciao bello, senti, l'informazione. Dimmi tutto. Tu oltre che alcolici fornisci pure roba da mangiare? Pistacchi, noccioline e patatine. Porca puttana. Ottimo. Mangia. Abbiamo solo quelle, non abbiamo polpette, non abbiamo Niente hamburger, polpette, niente hamburger. Dove le niente. rimedio le polpette? E al Burger King? No, il Burger King non mi funziona, cioè sta chiuso. Ah. Va bene, provo ad andare a vedere l'ospedale. Ciao bello. Ciao, 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 ciao. Ciao, grazie. Cercava le polpette, le polpette. Paco tutto. Ma dov'è Gianlu? Non so. Non so. Perché sono sceso? Scendiamo intanto. Attacca! Patanca. Ah, ma proprio Sì, niente, zero. niente, niente. Vabbè. Non solo Noi l'attività. avevamo il nostro cosetto il 10 e Ciao. noi il 10 giustamente l'abbiamo fatto, però per la città a quanto Mi è pare no. successa la stessa identica cosa nella vecchia era, diciamo. E quanti giorni sei stato così? Porco Sono stato quasi una settimana così. due, Ah, il porco. problema è che, vabbè, era fine tutto, quindi c'era cioè, una meno attenzione, Ah, diciamo, in ok. queste cose. Però vabbè, io poi mi ero fatto mettere con degli amici e sono rimasto con loro fino a che non mi hanno ridato tutto. Eravamo tipo 20 in uno. Però che Sì. devi fare? Io ho pagato, cioè. È giusto, stiamo soffrendo di un pacchetto che abbiamo pagato. Anzi, non stiamo soffrendo di un pacchetto che abbiamo pagato. No, però su quello tranquilli che a me mi avevano allungato poi i Io tos. spero che facciano lo stesso con Sì, è noi. come se te parte quando poi te la fanno, capito? Ah, Vai, vai ok, tranquillo, no, su quello non è a posto. È difficile che che loro perdiamo allungano. giorni. Perdiamo Questa è la giorni, perdiamo cosa, soldi, esatto, perdiamo questa è la tutto. cosa che a me roderebbe più il culo e fate ticket su ticket, cazzo, perché voi avete Abbiamo pagato. fatti, stamattina ci hanno risposto da ieri. Ci Vedrai. hanno chiesto punti, ci hanno chiesto tutto, però. Raga, vi dico solo, aspetta, fa una risata, un amico mio ha fatto un TikTok che inizia qua e finisce là. E praticamente dove lui spiega che non riesce a far funzionare le corde vocali, cioè c'ha dei problemi tutti suoi. Comunque, cioè, ci abbiamo provato in 4-5 persone abbastanza forti e non ci siamo riusciti. Quindi ho detto, prima di fare una formattazione, ascolta un attimo magari quelli dello staff tecnico, no? Certo. Gli hanno risposto solo risolto. Vabbè. Onesto. Cioè, non è che tipo gli hanno detto, ah, potresti fare sta cosa, no? No, gli ha scritto un papiro di roba. 2 giorni dopo gli hanno scritto risolto. Basta. Bah. Cioè, Preoccupante. grazie dell'aiuto. Sì, vabbè. è molto preoccupante, veramente. Abbastanza. Mamma mia. Voi Niente. aggiornamenti, ci avete fatto qualcosa? No, a parte ieri polizia e Falco qua sopra, che non so che è successo, no. Ieri ho aperto gli Mazza occhi un pure po'. l'elicottero. Porco schifo. Però mi sa che era successo qualcosa di grande, quindi c'entriamo niente noi. Ah, e poi ci sono state, boh, mi sa che tipo noi ci siamo fatti dei nemici, delle cose. Ieri sono venute delle persone mascherate, ieri è stato un'ora in città e è successo un casino. Sono Persone venute persone mascherate? mascherate, Come sì. mascherate? Sì. Ah, abbiamo scoperto che le maschere si possono usare. Esatto, sì, questo Da da qualche Bibbia c'era scritto giorno. da Anche sui Halloween. punti?
soprattutto sui punti, non la puoi mettere tipo io mo non la potrei avere, cioè non è che così vado in giro, me la metto. No, no, non per andare Però in per giro, quando però lavoriamo tipo la fare. E benzina fa le cose, può. sì. Se fai le cose, Perfetto. sì, assolutamente sì. La polizia ci è venuta a chiedere di togliere le maschere ieri. Noi eravamo nella nostra rotonda, però, quindi Certo. cazzo vuoi. Vabbè, la bandana c'avevo Ovviamente abbiamo rapito i poliziotti. Eh beh, giusto, cavoli. In Che cazzo, casa loro. cioè, è la quarta volta che vengono, gli abbiamo già detto 1000 volte di non venirci là. Sai che da Bibbia non potete prendere armi, no? No, però gli puoi smontare tutti gli accessori. E non puoi prendere quelle d'ordinanza. Tipo le pendite, le manette gliele potresti prendere. Pure il GPS, cellulari, soldi, quello che gli Ah. trovi addosso. Poi gli puoi far togliere la divisa, la soddisfazione di farli andare via in mutande. Beh, Anche. dici poco. Vabbè, Se mo' gli no abbiamo per lasciato casa. dei bigliettini blu perché a due dei nostri l'hanno visto in faccia perché non ce l'avevano la maschera. E quindi avete dovuto fargli fare buffa. Abbiamo dovuto fargli Cioè dimenticare le cose. buffa. Però gli abbiamo lasciato un biglietto blu in tasca. Ed è Ok. la seconda volta che faccio una cosa così con poliziotti. Le altre volte invece abbiamo lasciati vivi. Ok. Sono illegali le maschere? Sì, sono legali, Sì, sono costano legali. reputazione civile, costano. Ricordatevi che se una persona incazzata con una pistola vede una persona con una maschera, gli può sparare alla persona con la maschera. Ah, Sì, quindi è come abbiamo se avessi sparo un'arma gratis. in mano, se ha una Bravissimo. maschera in faccia uguale. Sì, Bravissimo. me lo ricordo. Questa è una cosa fondamentale, perché poi Va dopo c'è tanta bene. gente che dice: ah, perché cazzo mi hai sparato? E non lo so, c'è la maschera in faccia, è Ci ho normale pigliato che ti spari. paura, ok, sì. Esatto, Se ti vuoi esatto. unire andiamo a picconare. Il problema Ah, sì. Ma come a sorge quando la scambiano picconare? per gli Cosa dobbiamo occhialini, fare? magari. Ma sì, vengo pure io a picconare. Ecco. Aspetta, io il pounder ce l'ho. Credo. Eh sì. A questo punto la maschera la tengo sempre dietro. Eh sì. Che costa 150 punti civile. Ma al negozio la compri, eh? Se la scegli non conviene neanche cambiarla. È una lettera per me. Come? È arrivato il camion delle poste. Vabbè, le butto, sono magliette bianche. Io Ma sì, incio ho spuglia, le qualcosa tanto. che credevo di non avere dentro questo furgone, Io pure nel aspettate fa. Io forse ho un mezzo qui, 40, se dovete. 49 soldi sporchi, cioè. 49? 49.000. 49.000. Ah, vabbè. Tanto mica li possiamo pulire, aspetta. Già. Li metto dentro all'altra. Posto. Sì, se Il non è il pounder tuo non è per biglietto. me, cioè nel senso riempiamo tutti tutto, poi vendiamo. Sì. Sì, questo è poco, ma sicuro. Anche perché i punti civili sono diventati, cioè diciamo le conoscenze civili sono diventate Sono abbastanza fondamentali, esatto. oro colato, so. Però raga, 20.000 per fare una macchina, cioè ma Io ho come. visto la moto a Kawasaki Ninja, ma. Però lo sai che non è quella. C'è il Che se film è barbatrucco? quella? Ce ne stanno due di Kawasaki Ninja in questi mondi. Quella è quella che va peggio, diciamo. Cazzo, non lo sapevo. Vabbè, poi. 20.000 ci metti un sacco e poi va anche peggio. Esatto. È evitabile 20.000 per una moto, secondo me. Invece le Hai macchine sono a bomba. messo via tutto tu, Allora giallo? abbiamo le macchine in casa. Tanto prima o poi, prima di arrivare a 20.000, ne saranno uscite di altri, Ah, raga, prima di arrivare a di 20.000, secondo me è finita l'era della Sì, città per me. anche Cioè, secondo me. pure. Anche perché ho fatto un TikTok chiedendo proprio come potevo andare più veloce e mi è stato risposto a scoprirlo dentro. Onesto. Ok. Ma cosa del papiro, uguale. Esatto, più o meno. Cioè, nel senso, voglia di lavorare, saltami addosso. Dai, vabbè, namo. Andiamo, Andiamo sì, lui disposta. deve tirare fuori un veicolo che deve mettere via due Ah, levo cose. subito. Tanto io mi preparo. In miniera, mamma mia. E vabbè.
cazzo di macchina è quello? No, quella l'ho comprata giusto per depositarci la pistola e le cose. Ho, ho. È una figata, però. Sì, sì, è bella, ma va a 100 all'ora. Quindi... No, vabbè, quella è un'altra. Però per essere una figata è entrare armadio. Luminiera infatti. Aspetta, grave. Aspetta, va che ho. Gli assorzi e morsi. E dov'è assorzi e morsi? Assorzi e morsi, guarda, ti faccio vedere qual è. Davanti al Galaxy? No, è nord sulla strada. Trovato. Bravo, bravo. Hai ancora uno spazio nel furgoncino, Gianlu? Che ci devi mettere? I picconi. No. Ah, sì. Guarda. No, ma no, stiamo andando a depositarli i picconi, eh? Ah, ok. Allora li tengo. Sì, tra pure in città ho trovati a 200, ma non mi ricordo sì. Più dove. 220 noi abbiamo presi, davanti al Galaxy. No, fidati, sto periodo... Sorsi e morsi, raga. Ti seguo. Ok, andiamo. Porca boia, sei grande quel camion. Pacca boia. Tanarana. Fate in Emilia Romagna. Una scorsa. Ah. No, come fuma? Cosa fuma? No, no, non fuma niente. Aspetta fumo un po' e lo vedi. E niente, testa di cazzo che inchioda, perché vede che gli arrivo dietro. Ah, hai messo il GPS all'altra miniera. Sì. È Gianluca quello là davanti, sì. So di no. Come? Non lo so. Sì, è lui. Questa manovra col camion là. Ah, non ce la farai mai. Avanti, vai avanti. Prosegui per la superstrada, c'è uno spiazzo che gira lui. Ah, buono. Mannaggia Gianluca. Già. Meno male che ci siamo fermati qua, devo fare pure benzina. Quale? Di no.
avete pillato una macchina? Un po' di roba. Io lo vedo un po' ammaccato in realtà, ti giuro. È un po' ammaccato. C'hai un kit tequila? Sì, sì, è dentro, ma non lo riparare, adesso non lo vedo fumare. No, no, no. Basta che non ci sali tu alla guida e siamo a posto. Delle rapine. Ah, quindi non c'entra niente le auto. Non credo. Oddio, non lo so, non ci ho mai provato. Abbiamo provato quelli non pensanti, non va. Forse è quello dei civili, non so. Ah. Mi pare strano però. Di solito quella cosa è riservata solo a quelli del custom. Infatti. Per potergli permettere di rimuoverle più che altro. Allora dovrebbero averla di stocks come cosa. Esatto. Ecco, adesso lo vedo fumare. Ma perché sei nabo? Infatti, perché è salito, lo vedo pure io. Mi si è rotta tutta sta parte. Ah, oh, ma sei salito dall'altra parte. Che c'entra? Pirletta. Vabbè, oggi non ce la fai proprio tu, eh. Ma ti vedevo dentro. Mannaggia. Andiamo in miniera? Sì. Il giro è quello, andiamo in miniera, lasciamo i picconi, prendiamo le pepite, andiamo alla banca davanti Montezuma, vendiamo, andiamo in miniera. Oh. Dopo la miniera, sì, per forza, perché se iniziamo a fare minerali poi non ci abbiamo spazio per... Esattamente. Io vi seguo. Okay. Un attimo, raga, che c'è Checco in chiamata. Sì. Mi ha chiamato, però gli ho chiuso perché sono pirlotto. Avrà chiamato qualcun altro. Pronto? Miniera, vieni? Stiamo andando alla miniera delle pepite, a lasciare i picconi e prendere le pepite. Poi si va a vendere dietro il Galaxy e poi si va alla miniera dove si lavora noi. Sì, molto. Sì. Che dove vieni? Noi stiamo andando ora alla miniera, quella delle pepite. Ok. Vai, ci si trova là. Ciao. Luca, attento al sorpasso. Si schianta. Oh, mettimi il punto in miniera, va. Oh. Vabbè.
Buongiorno Maurizio. Ciao Ricchia, buongiorno. Stiamo andando tutti in miniera, Sì. alla cava. Ah. Giusto per fare due soldini. Ci sono gli altri ragazzi pure. Checco, Gianluca. Sì. Vabbè. Comunque, senti, io prima di chiudere gli occhi, prima c'era il signore che lavora al negozietto dal Barone. Ha Sì, me fatto l'ha già l'ordine da lei? detto. Ha fatto l'ordine da lei? No, mi ha detto che lo fa stasera da voi. Sì, Va bene, perfetto. Va bene, alle 9 viene tanto. sì. Beh, io ti aspetto al Galaxy. Va bene, non vuoi venire a fare il giro? Chi sta al Tanto Galaxy? La signorina sta? adesso passiamo dal Galaxy, noi che dobbiamo venire a vendere le pepite, poi andiamo alla raccolta dei minerali, quindi ci Ormai passa la vediamo lì gente. davanti. Va bene, va bene. Va bene, a dopo. Si arriva. Porca troia. Oddio. È diventata 10 da qualche giorno, 4-5 Ma giorni. che Cosa schifo. 10? Lascia stare. 10 È la milioni della seconda seconda miniera. miniera. E 10 milioni. E sì. È invece la prima da un 10.000 a 1 milione. Da 10.000 dollari a 1 milione è pure un bel cambio. milione. È uno zero in più. No, no. Due zeri più. Porca vacca, eh. C'è stato uno, dici pure pure. Infatti c'è stato. Ragazzo, ne pensa uno che dura 5-6 ore. Ventotto. Ma devo Ah no, venta, venta, è vero. prenderne di più. Ma quanto piotta sta cazzo? Visto là, eh? Un botto. Occhio. Io ho solo caricato i piccoli. No, Non hai preso le pepite? le ho prese prima. Ma si incontra qualcuno che viene in giù sparato e gli si può fare un volo. Adesso un po' i cazzi suoi, eh. Io ci sto nella mia parte. Giallo? Dietro il Galaxy? No? No? Ah, ok. Ok, ho capito il negozietto. Ma io sto andando da Davanti al Maurizio. menu. Ok, vai, si scende allora. Sto andando da Maurizio al Galaxy. Sì, C'è la benzina? dove noi vendiamo la benzina. Ok. Davanti ci sono. Ho capito. Di strada, Vai, mezza si arriva. strada più tardi. Messo il GPS. Ma io devo andare a Galaxy perché ho detto a Maurizio che ci vedeva lì. Tanto Allora andiamo al Galaxy. Passare la strada, ti metto il GPS. lì raggiungiamo. No, 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 non mi serve. Questo si infiltra. Ce Già. Hai la cintura, vero? l'ho, ce l'ho. Ecco, vieni al Galaxy. Sì, vai, c'è anche... Ok. Tra quanto arrivi? Capito, vai, ti si aspetta qua. Ciao. Sta arrivando anche Checco.
Buon salve. Vabbè. Il nipote del nonno. Buongiorno, ma cosa ha fatto, signorina? È tutta insanguinata? Io la vedo così. Come okay. L'abbiamo già? Oh mio Dio. Sogno. Signorina è una bambina. Tutta sanguinata, eh sì. Ah, per questo sta sveglia fino alle 4 di notte. Stamani sono stata sveglia fino alle 8 di mattina. Oddio, è una vampira. Mamma mia. È una vampira, guarda. Per questo, ma... per questo è di notte e lavora tanto. Tutta sporca di sangue. Si mangia i clienti. Ah, ecco qual è il trucco. Veramente no. Ero come marito. Sono andati un po' fuori. È ancora vivo suo marito? Sì. Ah, ok. Allora speriamo che non l'ha mangiata. Mia del marito, dici? È pieno di sangue. Ma controllare da dietro un attimo, eh. Che devi controllare là dietro. No, tutto a posto, non c'è niente qua. Ah, ok. Vedi nel frigo. C'è nulla. E lo sto aggiustando. Vabbè, io vado a cambiare, dai. Vai. Vieni quindi Maurizio alla cava? Vabbè, tanto non c'abbiamo niente da fare, punto. Sì, dai, vengo col Bison. Va bene. E signorina, se va in pausa, chiuda il locale. Non è pausa. Com'è? Non è pausa, stasera. Ah, va benissimo. A più tardi allora. Dopo. Aspetta, fammi prendere un po' d'acqua. Sì, forse è meglio bere. Sono mia. Ma come? Quindi non sono mia? Di quanta picconi, se no fa marcio. Muovo dico. Quali picconi? Non c'è niente nella cassa. E 50 sì ci sono. Dai, andiamo, va, piccone. E ti piccono io, ti piccono. Vendi le quale pepite? Ah, no, io non le ho. Altro punto, altra corsa. Yes. Hai messo il puntino? Piedi, no. No, no, c'è che rimbambito, oh, no. C'è che qua piedi, ti devi caricare l'altro, mamma mia. C'è che qua hai qui. Thank you.
l'ho fregato, eh. Pensavo di andare a destra, eh. Se hai il piccone anche tu, batti le mani. Se hai il piccone anche tu, batti le mani. Se hai il piccone anche tu. Ma che cosa sta succedendo? Piccone anche tu. Non faccio domande. Piccone anche tu, batti le mani. Serve una canzoncina tipo. Voglio domandare una cosa, ma quello col cappello a pescatore è Saverio? Sì, sì. Sotto l'ombra dell'ultimo. Come mai? Anche dei problemi. Ah no, per farvi compagnia. Così a caso. Stavo da solo io. Visto che quando sto da solo ci incontriamo a casa in altri posti, ho detto vabbè. Stavolta. Speriamo che ce ne. Capì? Spero che andare il più possibile, spero. Ma sta macchina? Che colore è? Anche quello vestito dentro è un po' un limone. Si fida. Era limonosissima. Sì, anche quello dentro era vestito prima al limone. Ma non lo so. Ma che cavero. Io mi fido di voi, non c'ho gli occhi dietro il cervello, purtroppo, però mi fido. No, vabbè, io sto in diagonale. Sì, 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 no, no, sento arrivare, sento, ma non vedo. C'è la presenza. Se mi avete detto che il limone, mi fido. Lui a quanto pare è limone, lei non lo so. Perché c'è pure una lei. No, scherzo, scherzo, regalo. Da dietro poi. Era per fare una piccola battuta sessuola. Ma? Ma voi li voglio piccolare, perché non posso buffare? Vieni, ti piccono in testa, vieni qua, via. Via. Ho usato il cellulare, devi fare così, via. Giretto. Giretto e si ricomincia. Olè. Ma scusate, se volete vedere nelle tasche, c'è un muscolo apposta. No, no, perché si era fermato il piccone. Che non si può, qua in questo luogo non si può, ti devi allontanare un attimo. No, no, puoi farlo. No, no, lo puoi farlo. Come? C'è il muscolo a fianco all'uno. Sì. Metti in... Salve, signor. Clicchi su zaino. Vabbè, è vero, cioè, è vero. Ah. Belli sti capelli. Ah, non sapevo, grazie. Prego. Sì, no, è una bomba sta cosa. Sì, i capelli? L'ho scoperta, diciamo, i capelli è una bomba. Pensate... Non è stata mai così affollata questo posto. Regà, troppe ma... Cioè, c'ho paura che mo iniziano a parcheggiare e prendere le macchine nostre. Ma... Chi è questo? Stop! Chi è questo genio? Gli uccellini. Proprio bravo questo, proprio bravo a cantare questo. Senti come fischietta bene. Però non mi sembra si stia muovendo la bocca. Io credo che fischietta un attimo da dietro. Non ti vorrei dire cosa mi si sta muovendo. Immaginavamo, guarda. Napoli, ma che cazzo fate? Qui c'ha bisogno di pane. Si lavora.
No, pani! Mannaggia. Pane, pane, io uno. Tieni uno, io chi? Vabbè, se io ti gustano le baguette, io non le so. Vai, fatto. Pane è buonissimo. Ma dove vai se la baguette non c'è mai? Ma io non so dove vado a lavorare in miniera. Cioè, ritorno piccola. Perché c'è una busta lì? Un zaino? Manca il booster. Non sono stato io, a buttarlo. Sta roba, fammi vedere. Complimenti per la capigliatura, buon uomo, eh. Molto appariscente. Perché ha smesso di picconare? Ok, ok. Ok, io sono pieno. Lavora, si fatica per il pane, per la... Fate prima... Ma intanto io lo in due giretti lo fa. Faccio le mie gambe. Fai prima... Oddio, mi sono rotto però, ogni volta mi devo spostare al logo, ma che vedi? Usi troppo pieno, il telefono, fra. No, io non ho proprio usato il telefono, è diverso. Okay, sono okay, telefono. Sì, ho finito, buon lavoro. Secondo... Buon lavoro, buon lavoro. Secondo voi questa Audi A6 su Twitter, quanto la vendono? Vediamo. Secondo me è 10 milioni. Dico. No, un milione fisso sicuro. 10 senza la compra nessuno, però. Anche questo è vero. Ecco, vabbè, grande vabbè. Questo mazzo che ha scritto. Guarda, eh. Certo. Che era quella suoneria? Chi è stato? Io. Certo, boh, se la vende dopo neanche una settimana che è uscita, ammazzo. Vedo che già si è rotto il cazzo. Ecco qua. Ah, ma è Cicala, è lo stesso che ho preso l'exemplar. No, Cicala vuole l'Audi. Ah, ok. Cercasi Maria, mi moglie. Pure. Ma? C'è una che si sposa, ma non vorrei che fosse lei. Immagine, speriamo io di mostrare. Oggi è il 15? No, c'è il 13. No, si sposano Elena e Fortunato. Ah, ok, niente Maria allora. Ce la fai? No, è vero che c'ho l'altro account. Vabbè. No, ce la fai? Ah, sì, è quello giusto. Non ce la fa, oh. Sta morendo il nonno, oggi. Oh. Sta svenendo. Guarda come è impostato. Bionda con due occhi mezzi così, è un amore eterno per me, ma ci sta, ci sta. Gli wow! Lascio due like. Questa finito. È una dichiarazione d'amore. RMP Big Goods. Sì, bello, eh. No, ci vediamo, eh? Tanto è chiuso il furgone, coglione. Nonno 1. Con 0. Sballato 0. Tra poco lo fa lui, 0. Ma fa smart working. Magari tutte ste pietre ce le avessi a casa. Belle le pubblicità su Wesel News, non l'ho mai viste. Come no? Andiamo abbiamo usata. Mo ne usiamo una per domani pure. Non mi c'ero mai soffermato, diciamo. Belle, mi piacciono un sacco. Però dovrebbero cancellare quelle vecchie.
Lo penso anch'io, però. Tipo ce n'è una del 25-10. Tempo al tempo. Un'altra il 24-10-2020. Sì, sono un po' vecchiotte. Non capisco se sto picconando. Ammazza se fa caldo. Ah, io sto pure col giubbottino qua, con sta felpa. Ma chi è che mi sposta il... Mamma. Ma sto morendo di sete, Che vuoi da me? eh. Allora un po' l'acqua, un po' di mongoloide. Dissocio. No parole. Ma tanto finché ci stanno terzi occhi non è un problema. Già. Sto dicendo idità datare. Copia un po' qua. Fammi vedere un attimo il petto. E qua, via. Vai Via. qua. Oh, via. No, no, vieni qua un attimo, una cosa Vieni seria. Vieni qua. sta a chiamare signore, sì. Vai. No, Qui è nemmeno qua, me lo mortacci conosco, tua. No, cosa. no, no. Non fa brutta Mi figura. fa vedere il tatuaggio o no? Al petto. Non ce l'hai da tatuaggio al petto, no, Come non ce l'hai? Dai, cacchio, li vediamo tutti. Prima. Dentro Cazzo. no. Lo sapeva tutto di tutti. Sì, C'era uno un prima. po' troppo sapeva, mi pare. Sì, tu sei quello del Galaxy, non ci ho mai parlato con lui, insomma, che Esatto. cazzo è? A me conosceva tutti quelli del tequila. Giusto, no? Magari è entrato in città da ieri e il tequila è Ma chiuso da una col grimaldello, fra, che si settimana, fa? però ok. Chi è Che si chiuso fa col da 2-3 grimaldello? settimane. A chi è che devo riempire il camion? A me. Scegliene Scegliene conosce uno e più metti di in quelli palio. del tequila che io che ci ho Infatti. lavorato. Bah. È pieno già, ma quello è proprio coglione, oh. Ma come cazzo si fa? Devi riempire il camion botto, per No, favore. sta a metà benzina. Passa a metà Spero che non sia pezzo. piscio. No, Ah no, vabbè. sta mettendo... Che carino. Sta fa pieno. Carino una sega, carino. Il veicolo è chiuso, come cazzo fa a fare rifornimento? Lo fa. Per lo sportellino lo fa. Ah! Oh, zitto, sennò di. Lo sai che vuol dire di brucio? Raga, non utilizzate nomi o cose del genere comunque. Sono partiti di due checco, se non sbaglio. E se è fortuna io non mi chiamo Io. Saverio. Esatto, quello pure, Saverio. Vabbè, Sì, ragazzi. no, Quando vabbè, siamo qua è qui. poco Vabbè, dai, è andata importante. bene però. Siamo qui a cazzeggiare. Ma pure se mi chiamate col mio non è un problema. È proprio quando cazzeggi che non sai che dai più informazioni quando dovresti. Aspetta, che si hanno aperto. Ma a chi le devo posare le pietre? Chi la te? C'è prima il camion grande, io mi arrangio, tanto Ok. ora che. Ma di che cazzo è Foundermo? È venuto con noi, è cosa? Non lo conosco io. Arrivati qua. Vabbè, c'era uno che non so come cazzo ha fatto, è riconosciuto salvo. Così. Io così, non ho Ma difficoltà a capire chi è a volte. ok, no, non ha dovremmo riconosciuto a raggiungere. me, io non lo conosco proprio. Ha detto, ah, tu sei quelli che... Perché secondo me è per colore della maglia, frate. Ma no, ma è bianca la tua maglia, No, no, sbaglio? la mia non era bianca.
Ah, ok. Forse il camion Me l'ha pure. sottolta un po' tardi, diciamo. Pure il camion è blu, sì. Vabbè, ma che vuol dire? Anch'io c'ho la macchina con l'appariscenza blu. Non è No, che ma tutto. infatti non vuol dire che, cioè, non Sì. potrebbe assolutamente. Assolutamente proprio no. Io ho il camion delle poste blu, che volete? Cioè, non ha senso. Non vuol dire un cazzo, Appunto. anzi. Come no? Non vuol dire che sono un postino. Ah, sì, quello sì, anzi, vuol dire più che sei un postino che siete blu. Però Sì. vabbè. Oddio. Vabbè, ormai, raga, sono abituato. Poi mi fa, ma dove vi posso trovare? In città. Come se fosse, capito, mio cugino. Cioè, ho detto, in giro. Sì, poi io ero del Ma Galaxy. Mi ha detto che come ha parlato nome, tante volte con me al Galaxy. Madonna. Ti conosciamo, come? eh? Non ci conosciamo. Bellissima la Sanchez. Rubata. Vabbè, sempre bella, eh. Forse no. Salve. Porco demonio. Salve. Attento dove i picconi, oh, attento dove i picconi, oh. Quello tra Ma quello. la Sanchez l'avete pagata? Cioè, quanto avete pagata? Colpo in È testa impressi. al Ah, civile. vabbè. Ci Ah, sta, ci sta. ok. Volevamo Colpo in testa al sapere. civile. Cazzo. Quanto viaggia, se posso sapere? Posso Oh, fare il di viaggio? 2 siamo 120. 620. Ok. Prendila, prendila. Posso provare. Belli tatuaggi, mi ricordano la Porco Siberia, cioè i nostri criminali demonio. Lei che di è russo? Siberia. Russo? Da. Ah, Da Nasdrone. dare, insomma. Non è Dravei, che. dravei. Come? Mi ricorda mio cugino Fran. È a me un mio brat. È un brat. Fratello. Io c'ho, sì, c'ho un brat russo qua. Ah. Oltre a Fagli Frankie. valere, oh. Per favore, Piace sta accomodatevi. moto. Bella. Ha regalato un vecchio. Vabbè, sì. pensate che culo. Eh già. Svenuto, l'ho A me preso. regalano solo Didi Medi. Dina Media. Sì. Didi non si può Non sentire. è l'approccio giusto, Ma è Ermanno. diventato un benzinaio quell'altro che sta a fa Puntagli benzina a un'arma. qualsiasi mezzo trova. Ma Però. perché? L'unica arma che ho è la mia lingua. Quella per Quella buona fa poco. tanto male. Io quella che pistola delle volte. Pure piccone Anch'io penso c'abbiamo. così, però vedendo gli altri sto iniendo a pensare il contrario. No, 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 Dipende no, no. da situazione, no? Certe volte parola vince contro pistola, e delle volte invece sei costretto a usare Ecco. pistola perché magari uno troppo Qua un testa attimo. de cazzo. Vero, vero. No dubbi, no dubbi, né dubbi. Credo che a nessun genitore piaccia picchiare il proprio figlio, diciamo. Più o meno lo stesso Cazzo ha principio. picchiato. Come si suol dire? C'è chi può e Chi c'è chi può, chi può. non può, e io può, ehi. Ma ricorda la canzone quella bella. Ah, boh, anche il mio cappellino. Questi qui secondo me sono gli orei. Che tatuaggio è? Sembra tipo Madonna, Maria? Quale? Dall'altro. Quello dietro la schiena? Da, dietro schiena, sì. Un Ah, da, chi angelo. la duda? No, dai, dico Ah, Rus, da, vuol dire scusa, sì, è io vero, delle me l'ero volte mi dimenticato. sbaglia. No, è che. Le lingue zero, capito? Manco l'italiano so, a momenti. Ma pure io ho il problema, capito? Ti è Cioè, continuo difficile. picca Salentino? Come? Come? No, Cazzetto. mi è uscito un po' di dialetto, mi scusi. Ma chi? A te, Io? ti è Come Gunti cazzo fai? Salentino? Come cazzo fai? Lo sai? Lo sa, Me l'ha comprato scintilla. De Guitto, l'ha comprato. Preferisci che te lo dà con la mano dritta o con la mano torta? No, che cazzo sei, fra? Non ci voglio credere, che cazzo è? Caso quello con la moto, mannaia.
Ma Basta che ci porta, se no noi come prendere in prestito un'altra moto. Sì, ho capito, sempre prestito, cazzo. Ok. A proposito di prestiti, il fratello Dominic ci deve ancora dare, a me mi deve dare 10.000. A Fratello me me ne deve Dominic dare altri altri 10.000. 10, pure a me. Allora qui Se dobbiamo no, vedere come fare. David mi deve dare 15.000 dollari, se no c'ho un paracapa. Dobre, Questo dobre. sembra Bene, un bene. russo stretto proprio, eh. No, no, io vengo dall'Italia. Porto, eh. Siete origine voi? Qual è la vostra origine? Allora, Salentini Ormai del sei mondo diventato italiano, cittadino, ma da quando siete a sono piccolo posto? faccio così. Si sente, Salentino no, eh. Salentino È del un po' più mondo sotto. cittadino. Radicati agli greci con gli messapi bizantini. Tu usciti con i greci, Al contrario, i Gennari, messapi con gli Gennari, greci bizantini. Gennari. Sì, ma che Buonasera. uno cittadini. Tutto a posto. Sì, con Si i greci lavora. pure con i bizantini. Questo io conosco. Bravi, bravi, mi fa piacere. Può capire come ha fatto a ricondurli a me, però vabbè. Cosa? I fratelli 99? Fratelli 99, come ci siamo arrivati? Questo ci metterà a posto. Escalated quickly, tipo. Avomarola modificata, Questo sono i mattoni frontiere chiuse, scotch. libero Fammi vedere. mercato, la situa ma sotto controllo. Tra. Globalizzare direttivo. Tre, ti è Sì. una. Ma lo sai che non so, che numerino sei? Migra. Cazzo, 117, È un ok. saldatore il vostro amico. Tieni, a posto. Migra mi chiamano da bambino, visto. È un saldatore lei? E chi? No, no, quello col pantalone nero. Ah, ok. Saldatore? Sì, stava saldando qualcosa elettrico. Tolto dai pantaloni la saldatrice. Ti giuro che se non mi dà il... non me li fa raccogliere, mi incazzo. Cosa di raccoglia? Non mi fa raccogliere. No! Contiamoci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Che fa brontolo? No, faccio ruttolo. Manca Ragazzi, ma siamo Biancaneve però. sette. Siamo sette precisi. Manca Biancaneve. Biancaneve sta arrivando. Biancaneve ce l'ho in tasca. Nel Buono. naso. Ce l'ho nel Oh, naso, Biancaneve. interessante. Dopo Ma il poco salto Hulk. fatto con la moto! Mountain bikers! Ah, non ti batti con moto. Fa tutta la discesa in volo! Oh, moto no per terra. Ah, la moto! No, Genocidio. no! Oh, Vabbè, la oh, Dio no, la mio! testa. Messo ali come angioletto, cazzo. Siete maneschi! Oddio, no. L'ho comprata anche in chita. Ma non avete mai pensato di fare un altro lavoro a parte questo? Oh, yeah. Problema è quando sei obbligato, diciamo. Tipo, Tu che lavoro tocchi la avresti in testa. mente? Io qualunque cosa, basta che sia soldi facili. Vai, c'è il camionista, c'è il monnezzaro, ci sta il I soldi pollaio. facili non esistono, frate. Faccione No? Torbeno. I soldi Torbino, bravo, facili il non so fare. monnezzaro mi è uscito. Templeton. Va bene, Sono pure rischiosi. monnezzaro, io penso va bene. Però io ho finito, Cazzo, fai a lavorare così veloce? Comunque i teschi non mi piacciono tanto. Io sono stato abituato in campagne siberiane, io Quasi finito, raccoglievo, spero. No, i teschi non... Ma tutti i tuoi tatuaggi hanno un teschio, se non Esatto. sbaglio. Cioè... Pure la collana, aspetta. Te l'hanno fatto per sbaglio. Tu dormivi e ti hanno Io ho tatuato. questi, No, guarda mi piacciono un come stanno. sacco. Ah.
Che io Vabbè, non li vedo. possiamo evitare queste cose. Oh, Io ci tutti i state mutando. tatuaggi li odio, tranne quello sul braccio sinistro e quello sul collo. Non ne vedo più uno. Ah. No! Già. A me pure, È sono spariti vero, tutti i rossi. spariti tutti. Vabbè. Anche mio, Già. Ve l'ho detto che quell'erbetta non era sto granché. Uffa! È da Avete poco. ancora? Com'è? Ancora? Sì, ma costa 1 milione a testa. La marò. Che cazzo è? Vantaggio. Questo è ora, Quanto avete pagato per camion quello laggiù? Quale? Forse in Quello prestito. grande? Sì, quello grosso. Quello lì? Sì, Usato quello lì. 750. Mila. Quanto ci entra? 50 tasche. Cazzo, Quintali. buono. E nuovo Fangole costa un tutte, andate a fangole tutte, milione, andate. poco Ho più di finito, un milione. Quindi un Victor, carico, quanto ci fangole tutti. fate? Più o meno 40.000? 50 un carico. Buono, buono. 50 perché ti calcola pure le tasche tue, insomma. Vederci. Ah, ok. Va bene. Ci si vede al processo allora se c'è A stato. dopo, A sì. dopo, arriviamo A tutti. dopo. Ciao, ciao. Ciao. Ti fai tu? Ah? Fai la parte Ma che così. sta? Ma porca. Dai, Victor. Ma eri tu che hai fatto il volo con la moto, scusa. Sì, Là. mi stava per Sei tagliare la testa. pazzo, sei. No, ma mica da lì, oh, mamma mia, che sta, Più o madonna. meno, bra. Da Ma mica, lì. no, da lì, da lì. Comunque. Sono giusto quei 5 metri d'altezza. Vabbè, ma perché si fa enduro? È Ah. troppo duro, capito per me? Sei uno stuntman. Ma io Dai, io enduro non che ci credo che mollo. non avete finito, eh. Sì, ho finito. Finito. Manca solo il mago. Io Cilindro. ne ho ancora. Cappellino magico manca. Apri che ti mettiamo la roba almeno. Infatti sì. Beh, se ci guardiamo tutti dentro. Vai, 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 vai. Vabbè. Sta cosa che se può vedere dentro di giù mi dà un fastidio. Gli hanno detto che Ma va che ci cambiato. frega, ma che ci importa. Eh sì, devo venire. Sai perché mi dà fastidio? Perché Frankie ci piava le macchine. Apriva Ah. dietro e rubava le macchine parcheggiate. E Quindi, poi ma si può chiedeva. fare? Mi hanno Poi chiedeva detto riscatto. che scappano, che non ci stanno. No, no, lo faceva lui. Eh Ah, allora è comoda sta cosa. Ci puoi mettere sì, una e poi chiedeva i moto. riscatti delle Ora è macchine. pieno, Ok. Ah, piano piano. No, no. Ma se vuoi, aspetta, prendo così. No, no. Esatto, magari prendetene un po'. Aspetta, aspetta, ne prendo tre, così poggiale tu. Ma che t'hanno chiuso dentro? No! Fai 15.000. Io non Comunque è pensavo. potentissimo, cioè con un solo Un calcio. Vecchio calcio, di infatti. merda. Si è arrabbiato. Un calcio solo, raga. È stato Super Saiyan, immaginate. Io sto piangendo, raga. Aspettate, Mi fa vedere la magia al signore. Ti do i Guarda momenti qui, di guarda nera, le l'incedulità. Spero mani. nessuno, guarda. Zitti, ragazzi, zitti, guardate questo No, spettacolo di scrivono. magia. Guardate le mani, guardate le mani. Oh, ma mi stai Madonna. rimanendo a piedi, oh! Ma fa Ah, vieni con bene. me, dai. Ah, Così poi infatti ci siamo trapisco. tutti No, noi. schemi, socio. No. Capirei solo per il salto che ha fatto con la moto, non per altro. Ma non ha fatto magia. In effetti ce l'ha fatta. È sparito. Beh, ma si è fatto vedere, non vale. Il mago può fare magia. Ho finito i conigli. Ma Ah, lei è. ma Ma ancora non lei è. hai. Jekyll o Hyde? Mi Boh, sparo ne scelga di uno, va bene lo sterminatore. Ah, ma chi so sti. stesso. Ok. So fare delle signore magie col cocktail io. Cioè che non senti l'amaro? No, no, ti faccio Dammi senti socio. sentire No, che lei dà la. l'amaro Che e. a lui dà la coda e a lei dà. Si è capito? Ah! Cocktail. Minchia, ragazzi, che fatica. Prendi le prime quattro lettere. Oh, vado a lavorare. Ci vediamo di là. A Lavoro. dopo. A frappè. Con sta minchiata che ho detto sicuro se ne vanno. Vabbè, fatti due domande.
Io mi do le risposte, non mi faccio domande. Bravissimo. Domande portano più problemi. Continua ad ascoltare il film alla radio. Ma in che senso film? Scusa, scusa, continua a guardare il film alla radio. Venerdì 13. Oh cazzo. Sì, porta sfiga. Ma portate sfiga a voi. Dove cazzo è andato? Non lo so, ma mi ha insultato il giorno del mio compleanno. Ma già. Deve ringraziare con la verga nel furgone. Possibile che ancora io non sono pieno, cioè. Infatti sono pieno. Visto. Vamos. Andiamo, andiamo. Ma è vuoto. Come è vuoto? Già lui. Ma ne mancano tre. Come mancano tre? Impossibile. Giuro. È pieno. Ah, vedi, le ha messe. Famo una a una, no? Datemene 20. Almeno famo prima. Vabbè, secondo me fa prima lui a picconare che a noi a dargliele. Raga, io la maglia qua me la tolgo sempre, così non possono dire ah, quello del blu ha fatto cose con quelli. E invece t'hanno detto, pensate. Ma lo possono sapere che io sono del blu. Quello non lo può sapere, altri sì, tipo voi, però. Boh, queste cose mi uccidono dentro, raga. Ma io non ti conosco, tu sei Saverio. Bravo. Poi che era serio, Sì, era serissimo. Ma fa tutti i nomi poi, cioè, boh, vabbè. Vabbè, lui li dice tutti così, primo che gli risponde sa come si chiamava quello. Sì, ma ammetti che voi non dovete sapere nomi, cioè, vabbè. Proprio così, mi fa venire voglia di dirgli cose quel signore, ecco. Confidarmi privatamente. Andiamo per. In un mondo che non si sciotta più, fondo alla valle ci sei tu. Tu. Nell'immensità io ti troverò. C'è un locale anche qua. Lo credo anch'io, forse qualche coyote. Oh, vai piano, coglione, attenzione. Attenzione.
Ecco. Carezza proprio bellissima, io ho visto, Remoio. Se puoi denunciare, io ho detto ho visto. Io vado denunciare ora, vado denunciare. Mi dica. 10-4, sono qua in miniera, soccorso stradale. È più stradale. 4 di 10, Arrivederci! Ciao! E che mi avete preso? Come Mattia, che mi era del mondo, ora. Dai. Ma come sta tutto? No, no! Mi devi un baule, pure. Ah, no, no, ti devo dare i soldi prima che ci dimentichiamo, Dammi i soldi, 117 mio IBAN, se volete. Dai, 190, prova con le 10. È chiuso, non è chiuso, dopo te lo apro, mannaggia. Dammi l'IBAN, nonno. Questo è quando uno diventa anziano. 150, la gallina. Ecco. Non ho capito niente perché, sai, 150, i bimbi 10. Parlano. 150. Ok. Sai che ti sta regalando un bel dito. A chi? L'importante è che so tiene attaccata a mano. Comunque. Mi dà problemi. È arrivato? Do blu. Sì, sì, arriva. Prendo un cacciotto ora. Che? Che c'è? Blu, mi dà problemi comunque. Chi? È il terzo occhio. Hai superato. Apre il terzo occhio come Densi. Va bene, lo tieni per il prossimo. Il terzo occhio mi dà problemi con la città. T'ho detto io, se finché giocate. Scusate. Basta bucare le Barbie e divertirsi, Ho capito, se ci avete il coso guidato da Griceti non è colpa mia, il cervello. C'è che vestite di questi capitali, che cazzo. Ciao ragazzuoli. Ciao. Ciao, ciao. Brutte parole, e qua mi guardano male tutti. C'è il rischio che mi strappano pure il passaporto. Addirittura. Beh. Pur qua? A me c'è in sta città bisogna stare molto attenti a queste cose, sì. Cosa avete detto? Ma no, niente, cioè quando diciamo, cioè, rischi di uscire un po' da. È un casino. Rischi di uscire dalla tua personalità? Ma chi ci frega, ma chi ci importa? Dello starpino ci ha messo l'acqua. Non abbiamo fatto tutto. Dopo che famo per la vendita, pigliamo tutti la pistola. Ma chi se ne importa? Under di quelli, la prima volta, cazzo, ti vedo, ma ti vengono a cercare. Copro io, copri te. Raga, a parte che devono essere almeno in 4 per puntarci a tutti. Beh, sì, anche questo è vero. E poi, se qualcuno ci prova, tipo uno arriva a puntare a tutti. Gli unici che non sono puntati, se girano, iniziano a tirargli esaccagnato in faccia, muore. Bravo. E vedete come riesce a sparare a 7 persone, maledetto. C'è il ferro. Asso Peppe! C'ha pure Dorato, ce l'ha il ferro. Perché lo tieni in posti che non si possono dire. Mutando. Comunque sta ragazza a Galaxy lavora come... non so che. Pazza. Ma hai visto quanti cocktail ha fatto il primo giorno? No, non ho più riaperto. Ah, l'ha riempito. Avevo fatto 2 ordini da 700 kit. Parli, Un po' ne merito a me mai, È un po' a me. Ma come fa? Come la gnagna. Come si fa a dirti che sei bravo, che mi hai distrutto mezzo campo? Non che fosse nuovo, però. Camion è già sai che cammina ancora, ma che cazzo di camion è guarda. Ma che piede hai? Un 80? Che c'ha le scarpe infortunistiche, su. Cioè, arriva prima aperto. Piede che la faccia. detto uno come te che c'ha l'impermeabile che fa un maniaco. Per la girito. Ho perso i conigli, non vorrei mai ritrovarli per metterteli in posti non ben definiti. Oh, magari c'è il rischio che tu diventi intelligente. Dai, vieni, va, dammi una mano, barbone. Dai.
hai buttati a terra. Ti levi, danno delle pulizie così. Però è della città. Sì, 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 è vero. Quelli che girano in due sulla... Sì, 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 sì. Ti ricordi i sicari? Le lampadine di comodo, so, quelle che usavano i sicari. Mo usano le Audi, da quello che capito. Ah, che è passata ora. Due Audi nere, per caso? Abbiamo incrociate quando stavo andando a fare una lavatrice. Ah, e io l'ho incrociati al custom. E sono passate ore invece. Guarda. Ormai ogni persona che sento è... Conosci quella con i capelli bianchi? No. Ah, ok. Ah, perché? No, così. Tutti. Vasco Frosti. Il sicaro si è fatto la muffa dentro, cioè da... Non so da quando. Vasco Frosti è un famoso agente della polizia che canta rock italiano. Davvero? Ah, sì, sì, sì. Che rock italiano. Capito, ragazzi? Sì. Come? Il sigaro si è fatto la muffa dentro. Devo ancora accendere. Ce l'hai da... Non lo accendi mai quel coso, è sempre lì. Vabbè. Finché non lo accendo dura. Pensate già che si spezza. Prova a iniziare a fumare a spento. Vedrai quanto ti durano. Guadagni anche di salute. Oltre che di salute anche di cervello ci guadagna lui. Quello ormai mi sa che ci sia poco da fare. Eh sì, ormai sono andato, raga. Beh, un po' di tutti quello, raga, tranquilli, è normale. Gente no. Che fa coglione, incomincia a fare anch'io, dai, devo... Infatti ho detto che quando troverò la donna intelligente senza problemi mentali la sposerò. Infatti ho deciso di morire singolo. Ormai è così, è andata. È aperto il tuo? Il tuo coso? Il mio è pieno, Il mio è tutto aperto, baby. No, aspetta. Come on, aspetta, baby, spegni my fire. È chiuso, ma non manca prima. Sembrava quella baby, let me rapper nero, diciamo, se non sbaglio. È vero, sembra. Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? No, avevo capito Mitra. È un coglione quello, mamma mia. Quello invece mi hanno detto che tira delle barre assurde. A freestyle. Sì, barre se le tira in testa e diventa ancora più scemo com'è, quindi... Calla. Vabbè. Oggi è la giornata air dissing. Mi pare. No! I capelli blu! Non li voglio più! Vabbè. Torna da dove sei venuto tu! Yeah!
ciao bella bimba, come ti chiami? Ugo. No, io sapevo, orchidea, è tu? Orco... No. No, 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 no. No. Le hai conosciute le tre fate? Sì, grazie, no. Graziella e grazie... No. No. Fata turchina, fata morgana, fata gnocca. Fata gnocca? Devi rispagnare questa, cappellini. Ti dà per shot, figa, per tutto. Senti, Zavaglio, continua a far finta di avere i calzoni bianchi. Non ce li ha nemmeno i calzoni. I calzoni intendi i pantaloni, sì, in quel caso. Sì, il calzone. Il non calzone se magna, ma calzoni buoni, calzoni. Dillo, quando scambiano per panzerotto. Con la L. Qua mi... Ma cos'è, una piramide dietro al gomito? Vieni qua. Sì, sì, blu. Piramide con l'occhio, certo. Sì? L'occhio univeggente, sì. The Big Brother is watching you. Aspetta. L'occhio univeggente, come dice. Misterioso. Un cazzo di tatuaggio. Sì. Invece io c'ho mia nonna sul petto. Coraccio. Oh, mi manca un buco, Chi è che si è chiavato un buco? Ecco qua. Io no. Mortacci. Te la sto aggiungendo, Ah, ma non avete finito? No, ancora no. Ah, aspetta allora, torno indietro. Porca boia. Io non capivo, posso appoggiarlo giusto il camion, boh. C'è un buco anche per te, Ah, ma non ce n'è più. Finite? Eh sì. Tiè, devi vedere un paio delle mie, se vuoi. No, ma va là, figurati. Era un buco. Ma come hanno fatto a farti un buco? Scusa, che io stavo pieno di task. Non lo so. Come faccio a fare il terzo occhio? Mastruaccio. Bravo. Io ce l'ho. Ah, è vero, lui c'è la cosa. Io c'ho il tatuaggio. Braccio sinistro, come sempre. È vero, lui c'è la cosa sanguigna bassissima. Già se mi metto a fare il terzo occhio, poi... Ma qualcuno gli dice poi come scendere, io non vorrei ritrovarmi cadavere di troppo. Da dove? Non hai visto il nonno che è salito? Il nonno è salito alle scalette proprio sopra. Ah, vado a chiappaglielo. No, ma che minchia fai? Ecco. Guarda che agilità c'è il nonno. Atletico. Sì, poi si lamenta tutta la sera e... dammi il Buscopan, mi fa male. Va avanti di Dark Angel. Fai l'esame del sangue. No, è Voltaren, volevo dire, non Busco. Ma... Oddio. Oh, ecco perché. Oddio. Mi dissocio. Mi sono sbagliato. Beh, sembra che quello che ha detto lui. Vabbè. Diciamo che finché ti metti il Busco panzo alla schiena, se ti fai male, quando ti metti il Voltaren al posto dell'altro, quello potrebbe essere un po' un problema. Vabbè, scusate, non lo dico. No, ma non si deve mica scusare. Che c'è chi nasce tondo, c'è chi nasce quadro. Comunque, si mette così e gli mette il. Ma ricordo, perché chi nasce dritto non è detto che muoia dritto. Già. Però chi nasce torto non può morire dritto. Tu sei nato torto e morirai testa di... T'ha dissato, cappellino. No, questa è una citazione che chi voleva cogliere ha cogliuto, sì, come sì. Dici tu. Tutti dicono così, mettiti così, ti fa vedere che ci non so che ogni tanto se ne esce queste cose.
quindi sarebbe bello integrarla. Se anche tu vai a letto col culo che pude e ti svegli col dito che puzza, sei uno di noi. No, no. No. Sì. Oltre te lo metti, al culo. Grazie, dottoressa, rifiuto l'offerta e vado avanti. Da oggi mi può chiamare Zoo. No, perché ha preso un sacco. No, no, no. Oh! Che gioca cambio nuovo, Ho visto lo GPS. Ok, grazie. 0.25. Let's go! Oh, prima, prima di tutti dobbiamo arrivare. Vuoi morire? Se la vedo dura, però allaccia la cintura e spingi. Zig zag, li fai schiantare. Secondo me mi entra dentro se faccio tic tac, guarda che buco qua dietro. Fucking way. Sono dimenticato che non posso. Puoi? La musica. Ma quella della radio? No, no, non puoi. Diventa tutto rosso. Poi ci stanno supera. Scusa. Adesso intanto. Aspetto nuda, nessuno mi ha detto niente. Anche Gianluca. Cazzo va Gianluca. Tirato dritto. Ma si ritrova per qua. Un po' giro più lungo però. Mi vendo sopra il booster. C'era un camion fucsia. Non ci credo, ma... qua è tutto rotto. Sempre meno parole.
Ti do una mano a vendere? Ti do una mano a vendere? Boh, non è così indispensabile. Riparo il camion, va. Schifo, 21. Scendi, vai, hermano, che riparo. Da piangere. Io 21.000. Ti sento. Ok. Beh, tanto ci saremo tutti, tanto le 10 non si può fare più nulla. Maglietta, hermano. Chiedo scusa. Ci ho fatto abitudine, ormai sta nudo. Sai com'è? Walter nudo mi chiamavano. No. Metti delle mani nel culo. Olè, hai visto dove ho pulita? Oddio, a proposito, ragazzi, non ho detto una cosa di ieri, va. Cosa? Cosa? Io devo essere fermo! Aggiornato. Devo essere aggiornato da 2 giorni, che faccio? Non è proprio il posto migliore per parlare, comunque. Ma ieri danno abbiamo... Perché abbiamo i soldi. Andiamo via. Meglio. Ma guarda, qua dietro ci sta un coso, eh. Sì, andiamo dietro, qua dietro, vai, vai. Sale, mazzo. Andiamo, va. Signori, è passata una macchina? Sì, è già la seconda volta. La seconda volta che passa. Eh sì, infatti per quello che ho detto leviamoci. Vabbè, vai, fai dell'ultimo carico di 2. No, faglielo fa Saverio qua. È suo. Vai tranquillo. Stiamo tutti uniti, raga, stiamo tutti uniti. Sì. Oh, non mi fa uscire!
Oh, ma c'ho sto coglione qua che sorpassa sempre, cosa ci devo fare io? Vai avanti, cazzo, vai avanti, vai avanti. Che cazzo di parcheggio fa in mezzo alla strada? Cioè, non avete neanche ragione. Ma... No, costa. Ma mirror va. Ti stavamo seguendo. Aspetta che ho chiamato. Teneteveli i soldi, oh. Un Gesù un attimo. Ognuno si tiene i soldi che aveva fatto. Ma che vuol dire? Ma che me dai? Ma che cazzo ci faccio dei soldi? Dai, su un no. Arrivo, aspetta un secondo, va che magari mi arriva il Gesù. Se no andate, io vi raggiungo. Ah, ok. No, altrimenti sto camion. Ma chi è che mi ha dato i soldi? Vi odio. Come? Ma avete dato i soldi? No, no. Teneteli, che cazzo ci faccio? Che cazzo voleva quella Mustang rossa? Che cazzo? Oh no, mi ha distrutto tutto, no. Nonno. Cercate, ma vedi tutto a me, ma vedi tutta la vita, mortaggi oggi che vedrò il cazzo. Oh, dimmi tutto, fratello. No, De Gil vuole avere ragione, no? Vorrebbe tenere ragione, ma non ce l'hai ragione. Non ti puoi perché non ti puoi sostare sulla strada, insomma. Te ne so che viene dopo. Sta parlando ma non si sente. Puta il sigaro. Ho detto che erano loro fermi in mezzo alla strada. Tu loro chi? Voi eravate davanti a me fermi. Io ho dovuto inchiodare e non arrivavo a frenare. Andiamo a depositare, raga. Io adesso sto aspettando un Gesù, ragazzi. Depositare, ho detto. Sì. Non sapevo fosse qua. Buonanotte. Chiudo gli occhi. Salve, guardi, venga pure. Ma ok.
Allora, mi hanno detto di contattare in gioco un admin per fare il cambio del camion. Glielo apro. Ottimo, sì sì, lo vedo. Perfetto. Torni indietro di uno. Così. Perdone nonno, perdone nonno. Perdone nonno. Ciao nonno. Era il nome al papà. Bello, grazie mille, gentilissimo. Buon lavoro. Arrivederci. Bene, bene. Oh, tocca a te ora, vieni qua. No, mi aspetta, mi sa che lo devo depositare. Chiuda. Buono. Niente, qui vieni. Devo andare a depositare. No, ho sbagliato. Ma sta che là, cazzo sti rigi? Vieni, vieni. No, no, no. Io sto è un saluto, Io la sto là per depositare, guarda. È il saluto. Lo vado a portare lì di fianco a Galaxy, nell'altro garage. Sto andando al garage lì di fianco al Galaxy, così se abbiamo un ordine almeno il camion lo lascio lì. Va bene, veniamo al garage allora. Va bene. Ah no, aspetta, passami a prendere, va là che non so se ho un veicolo là, perché ah, l'exemplar è sparita. Passaggio taxi diretto, due secondi, manco il tempo di... È già venuto Gianluca a prendermi. Te l'ho mandato io. Lo sa, mi ha chiamato Maurizio. Ciao. Non avevo capito. Vai tranquo, vai tranquo. Sera quanto calmi di affamare. Fammi una sosta qua sotto.
No, vedevo questa signorina, famo due chiacchiere, no? Sì. C'è gente. Modo. Ella pure sta moto. Io so forse di chi è sta moto. Fratello. Sa seccai. Io non ho la verga. Manco, c'ho manco tira pugni. Aspetta, ma vado a comprare. Ho la clava. Posto, fratelli. Preso il muro. Mannamo. Comunque mi sa che mi dovete fare un aggiornamento, eh. Io non c'ero ieri. Non so. Ah, a posto. Manco io. Io sono andato su una città che si chiama Tarkov. Ma in chiesa o cimitero? Non ho capito. Chiesa! Ma lei mi ha detto al cimitero, signori. 3-1, la chiesa del cimitero, ma scusi, eh. Ma che ne so se 3-1 che vuol dire? Io guarda, guardo la mappa qui. Buonasera. Guardo la mappa, buonasera. A tutti. Che vuol dire sei 3-1? Cioè, mi scusi. Vabbè, voglio un pugno per caso, perché cioè, sono totalmente brava a dare i pugni. No, no, ma signorina, poi il bambino si agita. Io la vedo più agita. Mi faccio agitare la signorina. Infatti ho visto. Sai, no. Io non ho fatto niente. Voglio per lei. Non voglio sapere. Signorina, se sta incinta, se sta sposata. Ah, signor Tequila. Ah, ok. Lei mi ha detto che sono grossa. Ma pure. Ma cosa? Ancora? Si permette. Ma no, ma io ce l'avevo col signor Costanzo. Ah. È vero? C'è una bella differenza. È vero, c'aveva con me. No, vado a tirare il signor Costanzo, ma pure tirato qualche ceffone ieri. Vabbè, quelli me lo sono buscati pure io oggi, pensate. Ah, vabbè, il signor Costanzo vuole sempre le martellate in testa. No, lui le regala, le dà gratis ogni tanto. Ah, ma io gliela ridò tranquillamente. Ah, volentieri gliela ridà, poraccio. Sì, sì, sì. Ah, come poraccio, cioè, ma perché la devo tenere io? C'era pure l'età sua, non è che... Salve. Ecco, parli del diavolo. Ah, è spuntanea le corna. No. Mamma mia, questo, mamma mia. Oh, ha detto lui, è iniziato lui a dire, detto. C'è un po' da bere, signorina. Qui è fatto dentro. Signorina, buonasera. Una Coca-Cola, se possibile. Signor Tequila, buonasera. Buonasera, lei è buono. Ma gli ha fatto fattura, no? Perché è lavorato uguale. È uguale. No, paghi a noi per loro. Ok. Con amici. Meno. Piri. Mi è rimasto in testa quel clac. Oh! Ah, l'ho visto sporco, non vi preoccupate. Ho visto sporco, dove ho detto? Beh, il proprietario del Galaxy che pulisce solo le scale e le lascia sempre bagnate. Infatti, vero. Bisogna poi delle volte non le pulisce neanche bene il Babbo Natale dei poveri. Signor Cappellaio Magico. Dica, non ho conigli per lei. Ma come non ha conigli? Tutti vogliono. Io mi aspetto che lei faccia il mago, cioè mi faccia qualche giochino con le carte. No, non so usare le carte. E che sa usare? Sa usare bene un'altra cosa. Mi dissocio. No, l'orsetto, ma che capite male sempre, no, Ma che, poi pure a me, no, piacciono le donne a me, piano. Che, no. Ma la signorina da andare? Chiude il sacchiotto? No, non esce. È la vicina? Appe! Arrivo. Ok. Non posso. Ah, signor Tequila, però. Mi fa che mi combina. Stasera, non posso. E che numerino? 110. Eh? 17, io. La. Ok. Venire più vicino perché non ce la faccio.
Signorina, quando deve passare le cose, si allontani dal lavandino, altrimenti si distanzia troppo. Arrivo subito. Ok. Vabbè. Strumenti, sunburn. Cosa? Ah. Ma la sua suonerina è molto potente. No, questa è il coso che abbiamo sotto la cassa. Ah, c'è la cassa? Dov'è la cassa? Sì, sta sotto il bancone. Ah, figo. Sì, se giri dall'altra parte la però, signorina, può abbassare il volume? Abbassi il volume, signorina. Se si può abbassare un po' il volume, signorina, gentilmente, così possiamo anche parlare. Signorina, può abbassare il volume, grazie. Signorina col cappello? Ecco, ci pensi lei, dai. Ancora un po' di più. Si è abbassato. Ma lei ha l'udito troppo sensibile. Ok. Vedi, ti ho detto io che stavo sotto. Vabbè, di sottofondo non deve spaccare le orecchie. Infatti, è bello tenerlo di sottofondo mentre si parla. Di meno. Perché alza sempre il volume, signorina? Mi sembra professionale stare qua dietro senza. Non alzi il volume, signorina. Signorina, abbassi il volume. Signorina, ma che sta facendo, signorina? Ma ne pare il caso. Un attimo. Penso che questo sia il minimo. No, va benissimo, va benissimo. Va bene come prima. Sta così, basta. Ma infatti, cioè, ma perché deve alzare, signori? Ma ci stiamo da troppo tempo qua dentro, le sappiamo tutte le canzoni. Questa canzone però. Infatti l'ha tolta. Signor Tequila, posso mettere una cosa lì sulla cassa? Andiamo. Ma questa è la canzone di prima, siamo andati tutti in miniera, pensa un po'. Era perfetta la canzone. Si dovrebbe soffare, niente. Indovinate come l'ho chiamata, è la piccola? Come? Sono curioso. Ugo. No. Davvero Ugo l'ha chiamata, non lo sapevo. Fantastico, un bel nome. No. Ma poi è corto, si ricorda subito. Sai che vieni qua, Gennaro. Ugo. Allora, mi ha detto, guarda, l'ho chiamata Ugo. Ancora Ugo l'ha chiamata? Sì, l'ha chiamata? Sì. Ugo. Come? Dai. Ugo. No, aspettate. L'ho chiamata R? A Claire de Lune. Boh, Moncler, no? Sembra una marca questo di vestiti. Gioco di Resident Evil. Aspetti, se mi dà per favore l'accesso alla cassa, signor Tequila, posso? Che vuole? L'accesso alla cassa. Ah, sì, aspetti che tolgo. Un attimo solo. Prego. Un attimo, eh. Quindi come l'ha chiamata, che non ho capito? Claire. Che? Claire? Gioco di Resident Evil 2? Sì. Ah, ok. Non mi ricordo i nomi. Molto bello, molto bello. Ma l'avete scelto insieme o l'ha scelto solo lei? Se no, posso... no, l'abbiamo scelto insieme. Ah, addirittura. E beh, scusa, che fa da sola? È successo qualcosa quando io non c'ero al locale? Non so nulla. Ah, boh, non so niente, io stavo a dormire. Cioè io sono allora, giorni che dormo, sono andiamo qua, che dormo, ma devo andare dietro al bancone per impostare questa se ha il Bluetooth acceso nel telefonino. Ah, sì, dopo... sì, ok. Allora, vediamo un po'. Basta un click solo e sì, dopo sì, può sì, metterlo anche via. Ha detto Claire, no? Della mia Claire? Come l'ha chiamata Claire? Sì. Allora c'è questa qua che è di Beethoven. Mi raccomando che sia coperta perché altrimenti io vado in rosso. Che vuol dire? Che deve essere coperta. Terzo occhio come Dancing, sì. You know? Ah, vabbè, sì, ma Beethoven, Beethoven è del 1700. Avrà un minimo di copyright nel suo... No, nel suo... Beethoven assolutamente no. Okay. Come no?
E comunque qualsiasi distribuzione che fanno è Beethoven non ha copyright, non possono mettere copyright su qualcosa che non ha copyright. Mi scusi. Va bene, copyright. Faccio finta di averla capita. Sì, vabbè, state tranquilli. Questa è... No, è la signorina. Ma la signorina... Ma quindi, scusi, cosa vorrebbe dire? Beethoven non ha copyright e quindi neanche in Audi ha copyright? Questa qua è Chiaro di Luna di Beethoven. Ah, ok. Claire vuol dire Chiara, no? O sbaglio? Ci sì. Quindi se gli fa sentire questa qua, secondo me esce proprio da Claire. Lei conosce in Audi? Eccola qua la signorina. Signorina, venga. Questo qua è il Chiaro di Luna di Beethoven. Se lo fa sentire alla sua adorata piccola, le risponderà subito. Quando la chiama Claire. No, moderne. Quando la chiama Claire, le risponde subito. Ha ragione. Ma non le piace? Faccio sentire moderne io, alla mia piccolina. Ma non le piace? Gli farà sentire sicuramente Baby Shark. No, passare sto piano per favore. Sì, no, lo tocco. Perché ho capito che è un piano forte, però è meglio se suona piano più che forte. Beh, c'ha ragione. Anche Baby Shark, Peppa Pig. Io c'ho un bellissimo giochino qua sul telefonino. Forse no? Mash è bello. Aspettate. Ah, sì, giochino Tetris. Lo conoscete sto giochino qua? C'ho l'emulatore di questa cosa qui. Aspettate, guarda qua. Aspetta, fammi andare a creare il personaggio. Salve. Allora, sto creando il personaggio. Oddio. Salve. Che cazzo c'è, Super Mario? Ha visto? È tornato fuori Nintendo. Che questo? Stavo giocando al telefonino. No, forse era il Game Boy. Sì. No, non è quello, no. Salve. Se vuole lo sgabello glielo lascio. Beh, se lo sta a ficca lì lo sgabello, guarda. Bisogno di qualcosa? Vabbè, non sono di servizio, cioè la signorina. Dipende. Volete qualcosa? Dite. Quella è la ragazza di Fortunato. Sì, siamo con la ragazza di Fortunato. Ah, ho capito. Ma si sta fumando una tromba qua dentro, lei? Come l'ha chiamata? Mi raccomando, il 15 c'è il matrimonio. Una pioppa. Una canna. No, non ripeto, come l'ha chiamata prima? Una tromba. Che cazzo? Lei non si fuma. La tromba. Non si fuma le trombe. Le trombe. Raga. Io non ho mai sentito chiamare così. Sì, una tromba, anch'io. Un piodo, una pioppa. Che me la accogli? Una fiode, no? Ma lei in che lingua parla? Io sono multitasking e multilinguaggio. Ok, vabbè, fammi parlare col vice. Ah, ho capito. Lei è poli... Chi è il vice qua, raga? Poliglotta. Prego, mi dica. No, poliglotta, sì. Dovete parlare con me, sono il marito di Ele. Fortunato lei? Sì, sono io, raga. No. Te posso fare grattan gratta e vinci? Scusa, me la sono tenuta come battuta. Vabbè. Sì, ma io... Ma lei è molto fortunato ad avere una ragazza come lei. Aspetti, venghisca qua perché non sento una ceppa. Sei Elena? Mi hai scritto? Aspetta, forse mi levo il cappello e mi riconosce. Sono JT, mi hai scritto? Per niente. Ah, vabbè, allora non era lei, buona. Ha frenzonato. Io comunque non... È della Maria, non sono io. Oh, JT, ma che ci provi? No, mia ma moglie? Scritto, c'ho il numero pure di questa qua. L'ho registrata Elena, punto interrogativo. Ragazzi, devo parlare col direttore, volevo parlare con... il direttore c'è alle 18. Si è iscritto, si è letto su Twitter Elena, è quella dell'armeria. Ma che tatuaggio si è fatto? Infatti io non so. Allora, aspetta, lui, grazie. Niente. Lunga storia. Che tatuaggio ti sei fatto? Mi sembrava un tatuaggio, veramente. No, è la lunga storia. Un attimo, ne insieme. Per ragazzo al bancone. Ma ti sei zitto, parlando con tua moglie, non posso parlare con tua moglie. Sì. Posso parlare con tua moglie? Ciao, te signor. Oh, ma c'è caldissimo qua, fra. Oh, Dio. Senti, che flexi davanti a mia moglie. Flexi l'armatura, nera, flexi. No, mi disse. Ha detto la Sofia, che è successo, compare? Che ha fatto tutto questo gioco? E che mi ha provato a dare un bacio all'ospedale, l'ho frenzonato, ha fortunato.
Ah, ora, ora Fortunato si fa con il fumo passivo. Può vedere che Bandana, ragazzi, non ha l'amante e mio marito. Cazzo, mi sa che è morto. Eh? Di socio! Signore! Di socio! Quel figlio di puttana! Testa di cazzo, sfattata via! Speriamo, speriamo che l'hanno investito. Me ne sa lei! Basta! Basta! Oh, non mi risponde! Oh cazzo! Oddio. Eh? Cazzo! Ma che sta facendo? Ma che sta facendo? Oddio, mi vuole dare un pugno? Sì! E se lo faccio dare, dai! Oh cazzo! Allora, uno non mi chiama cicciona. Mamma, testa di cazzo, questa è mia moglie, prenditi spacco. Oh, scusi. Oh, oddio. Io non ho detto niente. Scusami. Ha capito, testa di cazzo. Aia. L'ultima volta. Sì, non ho detto niente. Matteo. Io non ho detto niente, signore. Che lui ha l'amante. Ma neanche quello ho detto. All'amante, scusa. Che non nessuno, io ho l'amante. Signore, che mio marito. Oh, sono già incazzato. E ha ragione. Non coglioni. Se la fa mi scusi, ma io non ho detto niente di male. Fa con GT. Oh, senti, io la c'ho freddo, però aspetta, fammi rimettere la cosa. Ritorno sotto copertura. Sì, scaldami tutto. Elena, mi prepari 75 con infatti la... No, scherzando. No, ho fatto questo mojito oggi. Mojito? Signore, è caduto il cappello. Mio, buono. Tanti? Signor? Buono, ci sta. Signor? Ma cosa c'è vedete di buono in sto posto? Subito abbiamo... Oh, il signore è ammutolito. Dalland, Rock Energy... Chi è ammutolito? Ma dove è finito quell'altro? Signor? Ma sentite una cosa, ce la vedo. Oh, scusatemi. E ti è caduto il cappello, ti hanno tirato un po' per sbaglio. Poi, sa dove è andato a finire? Senza C. Ma Qui sotto lo sgabello, lo vede? Ah, orca boia. Qui sotto. Oddio! Ecco, oh, tenga. Io esco perché qua c'è troppo freddo. Grazie mille. Anch'io, non esco anch'io, basta. Oddio. Guarda, chi è Manesco? Arrivederci. Fatemi capire. Arrivederci. Cito Manesco? Se passa più tardi trova poi Enrico, il direttore, Se è lei che l'aveva... Alle 18 torna. Se lei alle 18 in città, io le assicuro che dopo le 18 e 20 ci sta. Aspettiamo. Perfetto, grazie mille. Andiamo. Arrivederci ragazzi. Ciao Elena. A dopo, buona giornata. Ciao. Ma è mio marito, mi saluta. Se n'è andato per prima. No, stava andando con l'amante, stava andando. Mazza, che carino. Aiuto. Aspetta, che venga a darvi una mano, non è che... Salutamelo, ciao. Vai, ciao. Io, ciao. Ciao. Tutti con l'amante. Beh, minimo. Vabbè. No, stavo scherzando. Che cosa più divina? Scherzando. L'amante la mattina? No, puoi fare? Era la cugina quello. Era geloso. La cugina! Ma guardi che tutti quelli gelosi... Io li ho visti tutti gelosi, poi dopo... Non infieriere tu. Già sta a controllare il telefono, capito? Poveria! No! Già lo sta a controllare, dove stai? Ma lo lasci, lo lasci libero. Con un figlio. Punto, lo lasci libero con un figlio. Così? Scherzo, ci mancherebbe. Vorrei capire patrimonio. Anche lei. Sei un pugno, sempre, signore. No. Ecco. Gli ho un pugno se vuole. Ma perché io? Ma perché mi... No, vabbè, io devo buscare per gli altri. Preso, capito? Gli altri fanno le puntate e io devo prendere i pugni. Guarda che cosa ho preso. Facciala brava, preso, non mi picchi. Dipendente, per piacere. Ah, gli anelli nuovi, che carini. Vedi? Siete proprio che si sta sposando. Ah, ste luci così. Ma passa gente ogni tanto. Io sono sempre brava. Passa gente ogni tanto? Non sempre. Mamma mia. Monzi a fare serate. Signorina, c'è una buonissima notizia per lei. Per me? Quale? Ci sarò il tuo matrimonio. Io pure ci so. Siamo tutti. Penso che ci siamo a questo punto. Cioè, scusi, sì. Crediamo sia il minimo. Le cose tra bar, perché lei alla fine non lavorerà ovviamente quel giorno, quindi qua bisogna gestire bene le cose tra bar,
Però io voglio... No, voglio fare qualcosa, però, dai. No, il soggiorno, scusi. Per un giorno non devi rompere i coglioni e devi festeggiare, beh. Vero. Un po'. Giusto, ci sta. Faccio... No, brava. Dai, qualcosa mi dovete far fare. Ma non può lavorare il giorno del suo matrimonio, devi divertir, quello so. Devi fare, devi solo divertire. Esatto. Sarò tutto il giorno qua, No, pure quando si sposa sta qua. Mamma mia. Sì, perché mio marito... No, mi sa che tocca chiamare il prete qua dentro. Ai polli. Immagini il marito che si mette seduto qua e quella ha lavorato durante il matrimonio. Già sta. Prima ha dato un pugno a quel signore. Ho visto. Perché ha sentito che mi chiama cicciona e ha detto che io ho l'amante. E mio marito gli ha dato un pugno. Il signore quello che mette sul cazzo? Sì. Meno male. Tu... Qual è quello che ha i capelli lunghi? Ho vestito di nero. Passa sempre. Mortacci, pure a me mi sta sui coglioni, però non volevo dirlo perché non volevo sembrare stronzo. Una cosa importante, ieri mi hanno bruciato la macchina qua fuori, quindi pure. Ogni tanto uno qui dietro. C'è stato un sogno comunque ieri qua. Adesso faremo quello che mi hanno bruciato la macchina non è il sogno è subito dopo, però adesso metteremo su sia i bodyguard sia una pattuglia sempre qui fuori, quindi state sereni. Allora, ce la fai? Non ce la faccio. A posto. Sì, sì. Ammazza. Vabbè, comunque sì, c'è stato un sogno, ma quello non c'entra niente, perché mi hanno bruciato la macchina e subito dopo sono arrivati i poliziotti qui giù e porco, gli ho detto, ragazzi, qua mi hanno bruciato la macchina, che devo fare? A un certo punto, indovinate chi arriva? Arriva, chi arriva? Voglio sentire. Coglione del Ruggero, portati qua. Ruggero qua? È venuto qua? Ruggero un coglione che rompe palle. È venuto qua dentro? Che brucia le macchine. No, era fuori che mi ha detto stanno occupando la moto. Chissà che è stato. No, c'è il tuo amico. Pensa da. Cercato però. Casualità. Ma che vuoi? Mazza, quanto siete proprio amici siete. Ho capito, ma io vengo qui e lui mi ha rotto, cioè mi scusi, si porta qui là. Comunque, visto che mio marito. Non ci vengo più. Non è tequila, è tequila, normale. A quelle persone che beve. Tequila, io lo chiamo tequila. No. Lui mi ha detto così come una cosa. Gli ha dato i documenti, gli ha dato, non ho capito. Lui mi ha detto così. Lui si chiama tequila. Ah, tequila. Bonetti. Vabbè, comunque se devo essere trattato così dai suoi dipendenti, veramente. Ma che c'entra? Mica siamo tutti così. Cioè, vabbè, se ce n'è uno, mi scusi, se lei va al lavoro. Mi scusi, se lei va al lavoro e c'ha uno screzio col dipendente. C'ha ragione, non si preoccupi. Vedi che. Scusi, ma se io mi sposo e lei mi dice che. Ma anche ce l'ha con lei, mi scusi. Quello non era il nostro dipendente. E se lei prova a dire un'altra cosa alla signorina, mi sa che oltre al suo marito, una botta ce la diamo pure noi, no? Che dici? Ma io non dico niente alla signorina. È una brava ragazza. Un po' di rispetto. Non mi sembra il caso di offendere. No, sembra il minimo, anzi. Sono veramente molto felice che lei si sposi. Ecco, già è diverso. E niente. Tanto se te conosciamo, sei già un cliente abituale. Sì. Aspetta, dove stanno gli occhiali però, che non ci vedo bene. Ma aiutate a cercarli per piacere. Le sono caduti? Quanto sì. Pare sì, quando... Chi era Fortunato, quello là che mi ha tirato due pugni, mannaggia. Aspetti. Oh, mamma mia, che forse sono quelli lì sotto lo sgabellino? Sotto lo sgabellino, aspetti. Sì, mentre cadevano i suoi occhiali cadeva anche il mio cappello, Non è da tutti i giorni un tequila senza cappello, Vediamo un po'. Opla, eccoli qua. Sono sporchi, la signorina ha i fazzolettini dietro al banco. Eccoli qua. No, che poi si offende qualcuno? La signorina. Gli cadono un fazzolettino. Vabbè. Prego, venghisca, buon uomo. Venite. Vabbè. Sento delle voci qua sotto. Qui forse. Beh. Sì, qui. Salve. Sera. Come andiamo? Tutto vabbè. Bene? Tutto bene, lei? Tutto bene. Buongiorno, Fiorotola. Buongiorno. Vedete qui. Pomeriggio? Ah, sì, pomeriggio. 2 del pomeriggio, no? Cosa vendete qui? Qui abbiamo Long Island, Flock Energy, Tech Angel, Cuba Libre, Mojito, Whisky Soda, poi abbiamo Whisky, Vodka, Rum, Water Rum e Tequila. E la specialità è il Tech Angel.
Cosa? La nostra specialità è Junk Angel. Ma quel signore lì che fa? Facciamo tequila. Signor tequila? Quanti? Dica. Voglio un Dark Angel. Ma quel signore lì? Io offro per lui, ah. Che signore, vediamo. Una tequila e un Junk Angel, subito. Okay, grazie. Boh, è sparito. È andato di qua, forse, boh. Vabbè, ma sarà un... Dicono che c'era un signore qua, ma io non l'ho visto. No, non c'è. Lo dico sempre che fumare la buccia di banana non va bene. E vabbè. No. Un attimo. Il suoi numerini per il cancello 33? No, 93. Ok, e 196. Oddio, mi scusi tantissimo. Mi scusi, oddio, non me ne sono accorto. Mi sto allenando qui dietro. Mi scusi se l'ho preso. Sono buono. Oddio, santo. Mi sono caduto gli occhiali. Mi dispiace. Eh sì. Mi scusi veramente, sì. Non so come... Benissimo. Oddio. Oddio però, perché... Qualcos'altro, patatine, arachidi, pistacchi... Le vendete i cibi? Aspetta che controllo. Ma che... Cibo, patatine... Arachidi, pistacchi, patatine, pistacchi. O pistacchi, ecco. E a quanto? Pistacchi sono di Palermo. 200. Pistacchi mi sembra 200. Sì. Io se i pistacchi non sono di Palermo non ne mangio. Sì, sì, sono importati adesso. E sono pistacchi. Ma io voglio... le patatine. Arachidi. Ti vado in Sicilia? So questo. Invece è della Sicilia gli arachidi, no? Non lo so, sono di importazione, ma non so da dove vengano. Quindi gli assaggi, poi me lo dirà lei se è un buon intenditore, se sono siciliani. Sciorbolina. È lontana la Sicilia da qua, uè. Scherza mica, non capiscono cazzo, però se sono di Palermo vanno bene, se no non ne voglio. L'importante è quello, cosa... è proprio una fissa mentale, non è che... Ma cosa prendete allora? Pacchetto di patatine, grazie. Dai, tu patatine? Che faccio, fattura? Patatine, fai la fattura a me. Patatine sono quelle lì che ti... quelle che non ti stufano, quelle lì che ti dicono Levis. Sì, penso che vengano da Napoli le patatine. Davvero? Ah, le patatine da Napoli e i pistacchi no, non dalla Sicilia. Che c'entra Napoli con la Sicilia, scusa? Sai che ne so, stanno tutte e due in Italia, no? 196. Io conosco solo una birra sarda. Usa? Eh sì, sì, sì. La preferisco soprattutto non filtrata. Sì, ma costa tanto. Che l'importazione abbiamo quella lì, la birra che le ho detto, è la nostra, diciamo, chicca, la diamo di solito a chi prenota il privé per le serate, però se ne vuole una c'è problema. Oh, birra proprio a quest'ora no, non è l'ora, sono le 3:30 del pomeriggio. Pensate che ci stanno i muratori che ce le chiedono alle 6 di mattina. Vero. Beh. Sì, sì. Poi lasciano tutti i tappini in giro e poi si lamentano i ragazzini che bucano le ruote a bicicletta, insomma. Vero. Sti patacche! Patacca? Come? Patacca? Patacca, sì. Patacca. Che significa? Patacca, pirla, uguale. E dopo ci sarà... Ci sono quei patacca che lasciano i tappini in giro, poi...
i bordelli e bucano le ruote delle biciclette. Insomma, non si fa. Dice, mi devo portare la carrozzina dietro. Come? Se viene qui la mia piccolina anche. E lavora con me. È vero. La piccolina la farà venire, cioè la porterà lei in macchina, non con la bicicletta, immagino. No, cioè nel senso il passeggino. Vabbè, magari gli diamo un passaggio con il futuro bodyguard. No, cioè c'è la mia macchina già pronta. No, dico però per fare le scale, magari la porterà al bodyguard la carrozzina, non penso che se la carichi lei dopo un parto, Dio. Carico io, non. Ah, beh, ok. Insomma, tosta signorina. Vediamo che non si fida. Forse non ha tutto. E però parla come Magni, perché sennò io non capisco una ceppa qua dentro. Infatti. Scusami, non vorrei mai. La patacca, che cazzo capisco della patacca? La patacca? Dov'è la patacca? Se me lo chiedevi ti spiegavo quello che ho detto. Ah, la patacca che io... Mi son perso un attimo nei pensieri. Patacca è come dire Pierletto, uguale. Pier, la patacca. Stessa cosa. Io in pratica ho detto che lei si fa di cocaina e quindi c'ha sempre l'energia. Ah, ok. A lei piace la bamba, insomma. No, lei ha detto che alla signorina gli piace la bamba. Ma era per dire che c'è sempre niente. Ah, perché dà energia a quella roba lì. Ma a me queste cose non piacciono. Solo un metodo, secondo me, secondo me abusa di energy drink. Non so se li ha mai associati. Ma cioccolata calda. Non l'abbiamo finita. Piena di zucchero, però cioccolata calda. L'ho detto l'ultima volta che sono andato giù. Per ora posso bere tanto quella. E non vi dico cosa è la taurina se non lo sapete. Ma penso che lo sapete, che siete tutti adulti qua, avete studiato, siete grandi amatori e vaccinati. Ma dovresti sapere che la taurina non è effettivamente quello che pensi, quella che ti mettono dentro i drinks. Estratto, ma c'è lo 0,001. E viene usata anche per delle cure naturali, quindi non so quale percentuale. Pensa un po', diluita solamente con l'acqua svanirebbe la sostanza. E ha studiato un po' di chimica. Lo giravo con le ruote bucate. Le biciclette che me le bucavano i patacca. Immagino. Ciao signori, vi saluto, arrivederci. Grazie mille per i cocktail e per le patatine. Si figuri. Grazie a voi per la parlata. Alla prossima. Arrivederci, buona giornata. Comunque è fantastica, il loro accento mi piace un botto. Un patacca anche qui. Però meglio è la Toscana. Maremma. Oh, sentite un cazzotto. Oh, un altro. Porco demonio. Mi sporcano le scale e poi mi sentono. Sa, quelli che dicono siamo uniti. Sei venuto nella terra nostra a fare gli appani. Salvatore, la mafia. Attacca. Sai com'è? C'è da capire che ogni siciliano non può venire a fare il il mafioso qui. Detto se non la ciuffa. Sacchi di Palermo. Cazzo dentro, Mazzari. Mi dissocio. Vive in muratore ignorante. Cazzo fai qua? Vai a lavorare, pisano. Non può fare così. Sei ancora al lavoro? Dai che c'è gente che ti cerca, muoviti. Hai detto? Come? Hai detto? Mezza roba. Ah, no, parlavo con gli spiriti. No, non mi dire che qui ci sono fantasmi. C'è sì, Casper. C'è Casper dentro il frigorifero. Oh, sì. Sono paura questa cosa. Un attimo in una città, quella del caffè, capito? Dove vai? Parlavano di E.T. Si chiama It. De pagliaccio. Perché hai paura tu del pagliaccio? Sì. Questo qua come proprietario non hai paura, scusa. Porco demonio! Io non so cosa farci, ragazzi. Non so proprio cosa fare. Ogni volta che torno di qua succede.
c'è sta roba. Da, Giuro, ho visto quel film, mi ha fatto paura. Scusami, parecchio. Non, il cappello è sotto il cappello. Dove sì, va vaffanculo tu quel cappello. Senti, vado un attimo a prendermi... Sì, ma non me lo ridire prima che parta un altro ciofone. Come parte un altro ciofone? Non lo so, tutte le volte che vengo di qua succede questo. Sì, mi metto là, va. Porca boia. Cioè, bisogna fare qualcosa. Esatto, è la foto. Hai visto che bella foto? Dai. Come dai? Io ce l'ho pure, ce l'ho di brutto io. Dai. Aspetta, me l'hai fatta. Metti almeno un cuoricino, no? No. Vabbè. Dai, metti il cuoricino. Cuoricino. Ah, sì. Aspetta, che non riesco più a togliere le mani. Ecco. Zolo. Zolo. Che? Per favore, controlla. Giorno, tutto questo sarà per tuo. Il camioncino, sì, per favore. Simba. Fregna, prima o poi. Ah, sai prima come la volevo chiamare? È la piccola Ugo? Simba Ariel. E l'ha sentito. Vabbè. Bello però. Io la chiamerei e poi mio marito che non mi sembra giusto, no? E la prendono in giro. È vero. Bacchita, Bacchita. Un nome semplice tipo Clara? Ma no, a me non mi piace un nome semplice, a me mi piace un nome che non ce l'ha nessuno, 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 nessuno. Giusto, giusto, hai ragione. Pienamente d'accordo. Che lei deve avere il timbro. Secondo me Genoveffa non si chiamano in tanti. No, ma non mi piace quel nome. Ah, ok. È l'asta di Cerezo. Esattamente, la mia donna tartaruga si chiama così. Io l'avrei chiamata supercalifragilistica speranditoso. Allora, io sì? Avevo una tartaruga e l'ho chiamata Fiocco. Una tartaruga. Come si chiamerà il bambino? Neve. Dici? Bello! Femmina si chiama Claire. Ma lui ha detto il bambino, non la bambina. E poi... Oh. Sarà il prossimo. È maschio? Sì. È una femmina. Ah. E se magari geneticamente cambia all'improvviso, cosa ne sa lei? Magari a 18 cambia. Anni gli viene in mente di cambiare. Oh. Ahimè, lì è lei che dovrà decidere il nome, no? No. No. Oddio. Cosa mai detto? Giorgio, è quello che hai detto. Eh beh, ma sono scelte libere. Che okay, ormai siamo in un mondo libero, mi scusi. Ma è mia piccola, no, non farà mai così. Siamo in un porcile, in un mondo libero. Sì, ma io ancora non ho capito il nome. Claire. Claire, quella di Resident Evil. Lasci stare, non credo sia informata. Sì. Il mostro. Sì. Ma ieri sera tu c'eri? C'eri tu ieri sera? No? Comunque l'ha messo non qualcuno si sente dietro alla porta. Qualcuno l'ha messo dietro a chi? Mi sentite? Sì, adesso sì. Dicevo, c'eri ieri sera tu? Certo, credo no, di non aver capito, patacca. Cosa? L'ha messo dietro a chi cosa? No. Ma l'avete detto voi, Io ho detto, Cisco, si dico facisce se facisce. Ha detto, ma ha messo qualcuno alla porta di servizio, all'entrata. Ha messo? Giusto io. No, mi devi ripetere perché ho capito, non ci crederai mai cosa culo? Ho capito io. Io pure ho capito, qualcuno voleva dire, qualcuno, non al culo. Ah, allora, qual sarebbe, okay. Qualcuno sopra, deve fare il mio lavoro, qualcuno sopra. Che parli, saremo in due in realtà, lo sa? Saremo in due sopra. Sì, ma... quel qualcuno deve essere grande, enorme, grandissimo.
cavolo chiami Hulk? Che vuol dire grande, grande, grandissimo? Sì. Vabbè, cos'è? È gigante? Deve essere? Sì, sì, sì. Mi ricorda una bellissima canzone. Però non sto qua a raccontarvela. Grazie. No, ce la devi raccontare, ce la devi cantare. No, no, niente. È di un anime. La, 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 è anime, ma che anime? La. Qua non ci sono anime. Qua ci sono... spiriti. A me piacciono gli anime, mi spiace. Tocchi dull. Immagino, immagino. So cosa sono, le anime, gli spiriti. No, no, magia nera, non me ne intendo. Di ma terreni. Lei è spagnola? Eh? Spagnola lei? No, toscana. Ah. Ok. Dio. Come? Sento Dio, una doppia personalità e lei come fa a ridere mentre parla? Mamma mia, come fa un ventriloquo? Allora, mentalmente c'ho qualcuno mentalmente dietro. Siete due. Mentalmente c'è la mia sorella dietro. Che ride per te o ride per altro? Per altro. Che pensavo. Secondo me ti ha visto i capelli. Ascoltando. Sai che bellissimi ricordi. Secondo cioè, me ti ha visto i capelli. Visto i capelli e si è messa a ride. Sì. Ma come? c'è un'altra, quella lì sopra, al Baby Lodge, che gli voleva toccare. Pensa un po'. Pensa se vedeva la sua faccia. Penso, scusi. Non so, mi ha detto che bei capelli, voglio toccarli. Io. Cappotto, wow. La macchina. Ok. Però col cappello. Non... ecco, cioè, vede, lei sarebbe giudicato con quel fisico a fare il bodyguard. Io l'ho sempre detto che farei il baritto e basta. Non puoi cioè, vedere. Che... c'è la nausea, dai. Ecco il cestino. Esagerato, mamma mia. Scusate. A me non mi è venuta la nausea, grazie. Oh no, no, no. Come scusi? Se vuole, lo possiamo quante servire. Cazzotto, qualcuno vuole un po' di vomito al whisky? Schifo. Nessuno? Adesso che schifo, poi lo dice Non si sa mai, magari qualcuno lo approva. Porco di nuovo, ho 30 anni, mica 69. Oh, comunque oggi vomito, stavo intendendo il vomito, lui ha detto se abbiamo il vomito. A proposito, oggi è il schiere, oggi è compleanno di Tinottechila, eh. Abbiamo già fatti gli auguri, li abbiamo già fatti, almeno io personalmente gliel'ho fatto. Auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Yuppi! Basta nonno, sei cantato. Ci devi cortare il disco, rurare. Con l'erne al disco. Oddio, cosa? Scusate, chi è Tequila? Come chi è Tequila? Chi sarà mai Tequila? Twitter, fra, è brutto perché c'è un locale che si chiama Tequila. Io ci ho pensato, siccome ti aveva fatto la foto, capito? Vabbè. Tra l'altro, che paradosso. Quella che fa la foto a casa, capito? Era proprio una presa per il culo. Quello. Poi ho visto che mamma eri tu. Mamma mia, detto, okay. Che spavento! Mi chiamo Tequila, lavoro a Galaxy e vendo il Bahamas. Tequila. Dei capelli, no, allora, scusa. No, è lui che cambia il nome, non io. Di Galassia, non lo so. Quando ha chiamato così Galassia. Galassia, è vero. Domani andiamo a dargli fuoco, così non ci sarà più te che vira. Non puoi, mi dissocio. C'è nessuno. Ah, sto concessionario dei camion mi tappia per culo, eh. Perché? Ti ho chiamati prima, volevo un bel furgone, un bel SUV. Electra? Sì, domani, addio, annullato. Electra. Electra? Eh sì, è un nostro cliente. Ah, quindi posso chiedere lo sconto? Direi proprio che devi. Accio, non vedo l'ora allora. Se domani l'addio a nubilato. Come domani? Gli spogliarellisti, mi diceva. Oggi è il 13, domani è il 14. Domani il 15. Lei mi ha chiesto gli spogliarellisti per domani. No, 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 scusami, era l'altro che ha chiesto gli spogliarellisti, me l'ho dimenticato. Devo dirglielo. Sabato.
sabato? Sabato, sì. Ho chiamato prima perché faccio un po' di confusione. Tanto si sta preparando tutto il nonno per la sua serata, quindi... Quindi domenica a che ora, che mi sono già dimenticato io? Alle 11. Così mi fisso l'appuntamento. Alle 11. Di mattina? Che di mattina, di sera? Ma meno male, stavo a dire alle 11 di mattina, non ci sto. No, no! Sto pazzo io, ma che cazzo mi urli nell'orecchio pure tu? Scusa. Sei un po' sordo quello là, adesso lo chiamo. Pure io dopo che mi gridi così. L'unica cosa che risponda a Wesley News, altrimenti... Se attaccamo, come si può dire? Faremo su Twitter. Purtroppo. Sì, triste. Purtroppo molta gente guarda molto le notizie e non guarda Twitter. Ma te guarda Twitter? Ieri mi ha scritto uno su Twitter. Sì. Ma a quante volte scrivi il tuo matrimonio? Ma tu gli hai risposto quante volte non te fai i cazzacci tua? E non ho fatto... Guarda, se non ti piace leggerlo, e non leggere, facile, infatti, no? Giusto. Passi avanti, sai quante merdate su Twitter scrivono? Finché scrivo qualcosa di buono, c'ha ragione. E detto questo, ci andiamo a fare un bel giro su Twitter, mi sembra il minimo. Gauntlet 100k, cos'è il Gauntlet? Che non sapete manco voi. Vendo Python, ok. Ah, è il vecchio, è Maurizio Costanzo che vende Python, tra l'altro, quello arancione, immagino. Domani vado pure da parrucchiere. Ah, pure? Ma vi fate girette in elicottero? Non so. No? Senso? Nel senso che potevate prendere un elicottero, vi fate in giro della città. Sai che bello? No, no, non parlarmi di elicottero, per favore. Ha paura? Paumi? Sì, è successo una cosa, però è un trauma. Ok. Ok, non è andata a buon fine. Quindi lei su Twitter è Lady Girl. E non è Ladybug, siete due differenti, immagino. Che purtroppo vedo gente che si chiama uguale. E mi voleva chiamare Lady Assassina. E tornando a Miangolino in città, che dite? È tornato? Direi... Però proprio di sì, ci sono dei Twitter stamattina, fatemelo chiamare. È tornato in Medolino. Eccolo là, lo sapevo io, non ce l'ho il numero. Aspetta, mo lo recupero in 3 secondi, guarda qua. Niente, mi risponde. Figura. Chi sta chiamando? Ah, Saverio. Io sto chiamando Frank, ma non risponde. Ok, tu c'hai diretto il numero contatto? Sì. Diretto il numero contatto, pensate che italiano che c'ho. Quel numero? No, sai, sì, perché mi servirebbe per magari organizzare, per far venire un po' di gente qui al Galaxy, perché lui, in quanto famoso, tra molte parentesi. Visto un paio di tweet questa mattina, guarda, 11:52, new shot, Love Story 2020. 54329. Aspetta. Nuovo contatto, Miagolino. Poi? 54329. Che sono? 54329, giusto? Sì. Ma attaccato pure a me, lo sbadiglio, mortacci tua. Io mi devo andare a lavare. No, davvero, devo andare a lavare. E che ore sono? 5:02. Le 9:54 sono in realtà. Devo mangiare un pezzo di torta. No, non mi dire così, fai infame. È la prima di tante. Cosa ti mangio? Una bella pizza con le patatine fritte, la Coca-Cola.
Cioè solo io non mangio un cazzo. No, non è vero, stasera mi sa che c'ho il sushi. Poi, io sto zitto stasera. Io con i tiramisù. E un grullo sotto la tavola. Gusta il sushi? Sì, mi gusta. Ah, io stasera mangio. Gusta il grullo. Perché fate l'infame? Io non ho mangiato, non ho pranzo. E comunque tu e la Toscana proprio siete come Napoli e Milano, secondo me. Scusami. Che tu non c'hai l'accento toscano. No, che certo che c'è l'accento toscano, non voglio dire. Quando mi incavolo, sì. Parecchio. Allora si incavoli. Voglio sentirlo. No, non meglio di no. Perché sì, ma non no... c'è l'accento de Valdanno, c'è l'accento... Vabbè, mi piace stare qua, che vedo fa. Che non è... non è lungo, non è... Non è... Non è... Oh, che tu dici... Cioè, il senso ma che più... tu dire? Ma quello non è, quello è tu. Quello è toscano. È il toscano quello là. Io sono toscano, livernese. Ed è Livorno. Dovrebbe avere la C aspirata. Tipo, mi passi quella annuncia porta colorata. No, quelle sono del Valdarno. Sono della colla, dell'altra vallata, secondo me. Perché non lo sento da lei. Mi puoi dire, dammi una cola corta colorata, per favore? No. Dai. Prova a dirmi, dammi una Coca-Cola con la cannuccia corta colorata. Per questo. Mazzo! Per non favore, mi tappi per culo il coccioccione, raga, mio neo, io te lo dico. Perché? Che c'ha? Che vuole? E non mi risponde. Che degli dovevamo fare? Quella con la cannuccia corta. No, io devo vendere, devo comprare un nuovo camion. Ma non c'è, vedi che non lo dice con... No, non è vero, non è proprio aspirata, è esatto. Un po' più normale. Più normale perché... È più normale perché lei non perché... si applica. Perché se no e mi prendete in giro. No, assolutamente, lo dico una volta così, non lo teniamo tra noi. Ragazzi, posso dirvi una cosa? Secondo voi la signorina Elena, no, che viene dalla Toscana, giusto? Sì. Che musica può sentire, secondo voi? Gue Pequeño. Che cazzo? A caso? Vabbè, va bene, lui ha detto Gue Pequeño. Gianluca, secondo te? Non so, io ti dico Sfera e Basta, io spero. Ok, aspetta, invece Mazzo? Essendo che guarda gli anime, non so. Niente. Invece signorina, lei che cosa ascolta? NCS. Gue Pequeño e poi un po' musicale, napoletana. Tipo Joel R. Può scivolare su jeans, ma che donna sei. Non muovo un kill, non muovo un pack, si non può pazzo, giro di pazzo. No, vabbè. Quello del premio. Non posso stare perché tu mi parti. C'è mano per questo. Manu lo sa fare benissimo. Sento finto con papelle. Sta facendo già l'amore. Indoventa cuore. Liberato io conosco. No, lui non conosco. È una piccola cantante. Però conosco Liberato. Di persona, ovviamente. C'è un orogamio, mi ha rotto il cazzo. Sì, ma basta spostarmi. Allora, ho preso la posa giusta. No. Mi piace la canzone di Laura Pausini il mio canto libero speranza sei tu No, forse non era di Laura Pausini. Come no, regà, l'ha rifatta Laura Pausini. Andatevi a informare il mio canto volevo libero Laura Pausini. Dirti che ti amo, volevo dirti che sei mio. Capisco, canzone profonda. Profonde su due piani. Che ridi? Perché su due piani? Che cazzo è? Perché sembrava? Su Galaxy Viga è profondo. No, due piani, un grattacielo. Ah, ok. Un pozzo alto. Un pozzo alto. Bene, se il bicchiere lo vedi mezzo pieno, mezzo vuoto. Per me tu sei grullo. Io non mi sgrullo. No, sei grullo. Io me lo sgrullo. Vabbè, no, mi dissocio. Lazzarono, ignorant, patacca. Venta cacca, me avec via, so, move it. Vabbè, c'era signori, mi vado a lavare, no, se ho ancora tempo fantastica. Ripasso, altrimenti ci vediamo stasnoces. Va bene, festeggiato. Ciao, Deghi, ancora auguri.
Grazie, sì. Nonno. Maurizio, però... ma mi sei adesso mi sembra che Martino. C'è il suo nonno di tutti, so. So. Ciao, fate i bravi, Mazzo eh. Mazzo e Checco sono i miei nipoti, batta. E tu... tira su sto dito. Pesante. E tu o c'ho la penna, eh? Io mi vendo sopra il booster, faccio fattura. Allora, prendiamo. Ci prendiamo un attimino qualcosa da bere. E qualcosa da pappare, che quando rientriamo abbiamo sicuramente sete e fame. Nonostante tu sia... Bene signori, grazie alla compagnia, ricordo di iscrivervi nella pagina Facebook per sapere sempre quando sono in streaming, comunque quasi tutti i pomeriggi, dal lunedì al venerdì mi trovate in live. Ciao a tutti, buon weekend, buona serata.